oggi della giustizia penale, e la quale si snoderà attraverso tre relazioni affidate a tre relatori che vi presenterò di volta in volta. Solo qualche battuta introduttiva sul filo rosso che collega queste tre lezioni. Quindi la prima dedicata a un istituto, la recidiva, la cui disciplina è condizionata dai principi e dalle scelte di fondo di politica criminale, come ricorderemo tra breve. La seconda, specularmente, dedicata al diritto di restare innocente, quindi evidente evoluzione e estroflessione della presunzione di innocenza, cioè a sua volta è un principio che condiziona, o meglio, dovrebbe condizionare la pratica di numerosi istituti del diritto del processo penale. E la terza invece è dedicata a un rapporto quanto mai problematico, quello tra informazione e giustizia, nel cui svolgersi i principi del diritto penale liberale democratico, penso anzitutto alla stessa presunzione di innocenza, ma ancor prima allo stesso principio supremo del rispetto della dignità dell'individuo, vengono così drammaticamente messi in discussione, così come gli istituti che dovrebbero rappresentarne l'attuazione pratica. La prima lezione, dunque, la recidiva. Come è stato ripetuto nei giorni scorsi, la recidiva, diciamo, rappresenta il fulcro della produzione limitata dal punto di vista quantitativo e anche dell'arco temporale di riferimento del Matteotti Jurist, quindi la monografia dedicata all'istituto della recidiva. E qui mi rivolgo anzitutto agli studenti, i quali credo che gli iscritti a questa scuola abbiano già tutti sostenuto l'esame di diritto penale. Colpa nostra, i docenti, e del tempo scarso a nostra disposizione, forse quello di non aver dedicato l'attenzione sufficiente all'istituto della recidiva, che viene vissuto peraltro con un po' di fastidio forse dagli studenti, no? A parte che è un istituto un po' senza patina, alcuni manuali lo collocano un orpello al termine del capitolo dedicato alle circostanze, altri, ricordo il manuale del professor Mantovani, nel capitolo dedicato a reo, quindi dopo l'imputabilità, secondo la topografia del codice, altri ancora nel capitolo dedicato alle sanzioni, e lo studente che si approccia alla recidiva è infastidito perché la disciplina dell'articolo 99 è così difficile dal punto di vista mnemonico, no? Prevale l'aritmetica sui valori, tutto un incedere di frazioni nel dispiegarsi dei codici della recidiva semplice, aggravata, reiterata, qualificata, infraquinquennale. Ma in realtà non è così, perché la disciplina della recidiva è potentemente condizionata proprio dalle scelte di fondo di politica criminale. E nel disciplinare la recidiva il legislatore deve necessariamente confrontarsi con molti dei principi che informano il volto costituzionale dell'illecito penale. È stato più volte ricordato che la recidiva si collocava appunto al centro della dialettica tra scuola classica e scuola positiva, ma venendo all'attualità, quanti sono i principi che condizionano l'istituto della recidiva? La proporzione, l'individualizzazione della pena, la personalità della responsabilità penale e molti altri. E quindi non è affatto un istituto asettico in cui l'aritmetica prevale, è un istituto invece che si colloca al centro delle scelte del legislatore penale. E quindi non potevamo che affidare la relazione dedicata all'istituto della recidiva, che lo stesso Matteotti, con grande lungimiranza, cito dalle pagine introduttive del suo istituto, la recidiva si colloca al centro del sistema penale e anzi incarna quasi il problema del diritto penale. D'altronde la recidiva rappresenta anche la rappresentazione plastica del fallimento delle strategie speciali preventive, il reo che è già stato condannato e che torna a delinquere. E dicevo, non potevamo che affidare la lezione dedicata alla recidiva al professor Alberto Gargani, che è ordinario di diritto penale all'Università di Pisa, dove tiene, oltre agli insegnamenti tradizionali delle materie penalistiche, svolge attività didattica nei master, corsi di specializzazione, nel dottorato di ricerca, anche all'Accademia Navale di Livorno, ha, insomma, tra i molti dati del suo ricchissimo curriculum, mi limito a evocare quelli più significativi, ha preso parte a diverse commissioni ministeriali di riforma del sistema penale, tra l'altro in materia di apparato sanzionatorio e depenalizzazione, illeciti agroalimentari, e con direttore della rivista La legislazione penale e membro del comitato scientifico di altre numerose riviste penalistiche, pubblicato numerosissimi articoli, saggi, autore di diverse monografie e di volumi
sua cura, ma la ragione, e tra la ragione specifica per la quale abbiamo invitato il professor Gargani quest'oggi, è il fatto che è stato tra i primi giuristi contemporanei a contribuire alla riscoperta del Matteotti giurista, del Matteotti penalista. È stato detto più volte, è rimasto in penombra il contributo del Matteotti giurista, evidentemente data la magnitudo della sua vicenda personale e politica, è stata tarda la riscoperta del Matteotti giurista e del Matteotti penalista. E ha contribuito appunto recentemente il professor Gargani con due saggi del 2002 e del 2003, uno apparso sull'Indice Penale e l'altro sui quaderni fiorentini, se non sbaglio, uno dei quali dedicato specificamente alla recidiva nel pensiero di Matteotti. È la visione socio-criminologica della recidiva nel pensiero di Matteotti. Questo è il titolo del saggio sull'Indice Penale del 2002. E quindi ringraziamo davvero il professor Gargani, perché in un periodo in cui la sua agenda è particolarmente fitta, nonostante questo ha trovato il tempo di rispondere al nostro invito, e gli lascio senz'altro la parola. Tanto grazie molte a Ciro Grandi per questa presentazione. Sono altresì grato ai professori Castronuovo e Negri per l'invito a questa iniziativa, che sento particolarmente. Sono davvero lieto e onorato di poter partecipare a questo ciclo di incontri che rivitalizzano, per così dire, il pensiero giuridico di Matteotti e lo proiettano, come vedremo tra breve, verso dimensioni per molti versi non ancora del tutto, ecco, evidenziate. Il tema che mi è stato assegnato riguarda per l'appunto la recidiva nell'indagine di Matteotti tra passato e presente. Partirei, come ha fatto giustamente Ciro Grandi, dalla disciplina, cioè dall'assetto che è stato dato a questo istituto dal nostro legislatore dopo la penetrante modifica del 2005. Sostanzialmente si considera recidivo il soggetto che, dopo essere condannato in modo definitivo per un delitto non colposo, ne commette un altro. Il soggetto evidentemente sarà sottoposto a un aumento di pena da infliggere in concreto secondo una misura crescente che dipende, come tutti sappiamo, da alcuni indici di gravità, e cioè la gravità di questa ricaduta nel reato. Sono indici di tipo criminologico. Si distinguono, come tutti sappiamo, una forma semplice, una forma aggravata e una forma reiterata. Come vedremo meglio dopo, questo aumento di pena è oggi facoltativo, e per decidere se e quanto aumentare la pena, il giudice farà riferimento, da un lato, alla capacità delinquere del soggetto e dall'altro, direi, alla reattività del reo rispetto alla precedente condanna, e si ammette che la recidiva non possa trovare applicazione quando la ricaduta sia, per esempio, occasionale. Vi sono poi, inutile elencarle tutte, una serie di conseguenze sfavorevoli e accessorie che discendono dalla recidiva: sospensione condizionale, liberazione condizionale, misure clemenziali, prescrizione del reato, effetti peggiorativi sul piano dell'esecuzione della pena, appunto dipendenti dalla ricaduta. La recidiva oggi ha carattere generico e perpetuo, e nella prassi applicativa riguarda fondamentalmente due categorie di soggetti: soggetti condannati per reati contro il patrimonio e soggetti condannati per reati in materia di sostanze stupefacenti. Questo rappresenta, come dire, il nucleo. E come è stato già accennato, si tratta di un istituto che, dal punto di vista tecnico, può essere qualificato come una circostanza aggravante che inerisce alla persona del colpevole. Un istituto squisitamente soggettivo, sulla cui natura, sul cui fondamento si registrano controversie molto risalenti. Da almeno due secoli si discute sul fondamento
della ricaduta nel reato. Sul ruolo nell'ordinamento penale, un ruolo difficile da razionalizzare dal punto di vista scientifico, difficile da decifrare dal punto di vista dogmatico. Per quale motivo il soggetto responsabile di un reato dovrebbe soggiacere a una pena più grave per il solo fatto di aver riportato una precedente condanna, quando evidentemente a questa condanna avrà comunque fatto seguito una pena corrispondente? Ecco, la ragion d'essere della recidiva è un tema intorno al quale, come dicevo, ed è importante sottolinearlo, si è sviluppato un dibattito plurisecolare. Un dibattito che incrocia la storia del diritto penale e del problema della criminalità. Il quadro delle opinioni ancora oggi è molto frastagliato, è un istituto molto conteso, terreno di scontro fra fazioni diverse, diverse ideologie. Molte spiegazioni sono state fornite e queste spiegazioni tendono a ripetersi nel corso del tempo, ciclicamente, adattandosi naturalmente al diverso contesto ordinamentale e costituzionale. Vorrei, schematizzando, enucleare due impostazioni di fondo, quelle fondamentali. La prima, la visione più risalente, diagnostico-retributiva, quella che per prima emerge storicamente, una linea di pensiero, come è stato già anticipato, influenzata dalla scuola classica del diritto penale, che vede con sfavore l'esistenza stessa di questa figura. Pensiamo alle posizioni abolizionistiche dei preclassici, Carmignani, Pagano. La scuola classica era riluttante ad ammettere la ricaduta perché la recidiva, in effetti, infrange una serie di postulati, l'equazione reato, pena, contaminando la visione oggettiva dell'illecito con fattori soggettivi, personalistici. Secondo postulato, il canone della proporzione tra gravità del fatto e quantum della pena da infliggere, nell'ottica retributiva. Ebbene, quella che può definirsi la prospettiva illuministico-liberale, dunque la recidiva viene percepita come estranea alla geometria del fatto, del diritto leso, della colpa, per il singolo fatto. Carrara, per esempio, esclude che i precedenti reati possano comportare un aumento per il delitto successivo, ma ammette che la pena inflitta per il reato precedente si dimostra inadeguata. Questa impostazione minimalistica, potremmo dire, trova corrispondenza nei codici premunitari e anche nel codice Zanardelli, che rispecchia scelte di basso profilo coerenti con gli insegnamenti dell'epoca. Io ricordo molto brevemente che nel codice del 1889 ci si limita a prevedere l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva specifica e che il recidivo generico non possa essere punito col minimo della pena per il nuovo reato. Quindi, nell'ottica retribuzionistica, la recidiva può trovare uno spazio in termini di maggiore colpevolezza, maggiore rimproverabilità. È necessario un più intenso rimprovero perché il soggetto torna a delinquere nonostante la sofferenza già patita. Dunque, dimostra una insensibilità nei confronti dell'ordinamento penale. Ma si rimane pur sempre all'interno di una colpevolezza per il fatto e non una colpevolezza d'autore, non per la condotta di vita. Sostanzialmente un giudizio, quello di maggior colpevolezza, che non può stravolgere il rapporto fondamentale fra gravità del fatto e quantità della pena. In quest'ottica retributiva, la recidiva può assumere solo una forma specifica e temporanea. Ma si alludeva poc'anzi col nostro moderatore all'influenza politico-criminale, non c'è dubbio che dal punto di vista politico-criminale l'istituto si dimostri più consentaneo e congeniale all'idea della prevenzione speciale.
ricaduta nel reato come indice di una maggiore capacità delinquere. Dunque, necessità di un intervento più severo. Questa è la visione, la seconda visione, prognostico-preventiva. Recidiva come sintomo di maggiore pericolosità sociale dell'autore del reato. Evidentemente una concezione profondamente influenzata dal positivismo criminologico e dall'idea che si debba rifondare il sistema sulla base di principi di difesa sociale, sulla base della individualizzazione della pena, valorizzando anche i saperi extragiuridici. Sappiamo, sociologia, antropologia, psichiatria, eccetera, eccetera. Dunque, si sposta il baricentro dal fatto al reo, alla personalità, all'indole del delinquente. Occorre studiare in modo accurato il singolo delinquente. Bisogna evitare astrazioni generalizzate. Ecco, quello che è singolare è che se per i retribuzionisti la recidiva è una figura marginale, anche per i positivisti in fondo la recidiva però non assume un ruolo primario. Perché? Perché il problema della scienza penale per i positivisti non è rappresentato in sé dalla ricaduta, ma dalla delinquenza abituale. E la recidiva è l'indizio dell'abitualità, della perversità del reo. È come se la recidiva fosse un'attestazione formale della cosiddetta incorreggibilità del soggetto. Quindi una diagnosi di pericolosità sociale. Vero oggetto è il delinquente abituale. Si distingue, lo fa implicitamente anche il nostro codice, a seconda che la ricaduta sia accidentale o meno, occorre un'indagine di fatto. Comunque, nell'ottica preventivo e prognostica, il recidivo entra a far parte di articolate e complesse classificazioni. Ferri, per esempio, inquadra la ricaduta fra delinquenza abituale, tendenza personale, disgraziata contingenza. Quali sono gli sviluppi successivi della concezione prognostica? Beh, pur nella evidente, ovvia evoluzione, la lettura della recidiva nella dimensione prognostico-preventiva registra ancora oggi non poche adesioni. Penso a una corposa monografia del 2021 che si iscrive in questa direzione. E si iscrive anche all'interno della mania predittiva, accentuata dall'interesse per le neuroscienze, di cui Ciro Grandi è maestro, quanto riguardano ovviamente l'interazione col diritto penale, questa ossessione di prevenire il reato, di fronteggiare la pericolosità del soggetto con presunzioni assolute, massime d'esperienza, non sempre affidabili. Prevedere i futuri comportamenti degli individui per controllarli, prevenirne le condotte illecite, avvalendosi anche dell'intelligenza artificiale. Ecco, vedete, una evoluzione però di un concezione che affonda le proprie radici nel passato. Ed è proprio sul profilo storico-evolutivo che vorrei tornare, e cioè alla dialettica fra le due impostazioni, fra le due scuole di pensiero. Una dialettica che, come dicevo, ha mantenuto un'identità di base nonostante le profonde mutazioni. E direi che il periodo storico che registra la massima tensione, il periodo storico che registra la disputa più accesa fra le varie scuole, è quello a cavaliere tra il secolo XIX e il secolo XX. I discorsi sulla recidiva, come è stato detto, rivelano campi di tensione estrema per la giustizia penale. Viene definito questo istituto la croce dei criminalisti. La ricaduta nel reato nel corso dell'Ottocento diventa, tra virgolette, ossessione creatrice. Si tratta di comporre, ma il tentativo è vano, posizioni e impostazioni in netto contrasto, post-classici e positivisti. Lucchini versus Ferri, e
il dibattito, sai acceso, intercetta due questioni. L'individuazione dei cosiddetti delinquenti incorreggibili, delinquenti di cui non si può sperare il recupero sociale, chiamati anche nemici della società o, in maniera un po', come dire, particolare, sentinelle del male. Dall'altro, seconda questione, la rinuncia all'idea di una sanzione fissa o comunque di durata determinata a favore di una pena di durata indeterminata. Garofalo, criminalista di fine Ottocento, ritiene che sia necessario trovare pene che rendano assolutamente impossibile la recidiva, cioè a dire i mezzi che rendono il delinquente innocuo. L'attenzione è rivolta in questa fase alle classi pericolose, ai professionisti del crimine, ai delinquenti abituali che, secondo ad esempio i positivisti, sfruttano la supposta mitezza delle pene, le garanzie procedurali, per sfuggire alla pena e perseverare nella carriera criminosa. Ebbene, è questo il contesto peculiare, vivace, contesto dogmatico e politico-criminale nel quale si inserisce la produzione scientifica di Giacomo Matteotti in materia di recidiva. Un tema che, come ha detto Ciro Grandi, assume una rilevanza cruciale. Nelle pagine introduttive della monografia, Matteotti afferma che la ricaduta nel reato dilaga invadente e assorbe quasi in sé tutto il problema. Vorrei anche far parlare oggi pomeriggio Giacomo Matteotti citando alcuni passaggi della sua opera fondamentale del 1910, che voi già conoscerete, La recidiva, saggio di revisione critica con dati statistici, rielaborazione della tesi di laurea discussa nel 1907, i principi generali della recidiva con il maestro, il professor Alessandro Stoppato. Un'opera che definirei giovanile dal punto di vista anagrafico, ma che certamente denota una grande consapevolezza, soprattutto una complessità, una metodologia davvero peculiare e significativa. Il secondo contributo è il saggio sul progetto Luzzatti per la riforma degli articoli 81-83 del codice penale, pubblicata nel 1911, il saggio pubblicato nel 1911 sulla rivista italiana, appunto, il diritto procedura penale. Bene, questi contributi si iscrivono proprio dunque in questo contesto. E nonostante l'evidente diversità del quadro costituzionale e legislativo, l'opera di Matteotti riflette temi, spunti, problemi di rilevante e sorprendente attualità. L'indagine riflette non comuni capacità comparative, complessi studi interdisciplinari, un'opera che si inserisce nel quadro del riformismo internazionale che risente indubbiamente del metodo positivistico. Ma è un metodo contenuto e disciplinato all'interno dell'impostazione classico-liberale ereditata dal maestro. Quindi un'indagine radicata nel positivismo criminologico per quanto riguarda il metodo, ma che si distacca da questa scuola laddove si rifiuta il postulato deterministico per quanto riguarda l'individuazione delle cause del reato. Ebbene, vorrei a questo punto cercare, l'opera non è improba, nel senso che occorrerebbe molto più tempo, provare a analizzare i tratti più significativi, i contenuti più significativi di quest'opera, che è divisa in tre parti: dati, teorie, rimedi, con una essenzialità che oggi forse viene a mancare. La parte prima, i dati empirici, la dimensione statistico-quantitativa del fenomeno,
Matteotti ritiene che quest'ultimo debba essere tematizzato dentro numeri e statistiche, per cogliere anche il senso della distinzione tra rei primari e recidivi. Comparazione di statistiche non circoscritte all'ambito italiano, ma agli ordinamenti europei. Si tratta di un'indicazione di estremo interesse dal punto di vista metodologico, perché in tema di recidiva, lo sappiamo, registriamo la carenza di studi empirico-criminologici, la carenza di statistica. Dunque, sulla base dei dati raccolti, Matteotti passa alla dimensione eziologico-qualitativa, cioè le cause della ricaduta. E queste cause vengono analizzate in chiave criminologica, antropologica, sociologico-criminale. Dunque, una sezione dell'opera che risente direttamente del pensiero positivistico e che, come vedremo subito, riflette non pochi aspetti di modernità. Penso all'idea del sistema penale come fattore di recidiva. Matteotti inquadra questo aspetto da un punto di vista, se vogliamo, non usuale, e cioè l'impunità, la previsione di minimi edittali troppo bassi, l'eccessivo ricorso ai minimi da parte dei giudici può fomentare la ricaduta nel reato. Come forse sarà emerso nel corso di questi incontri, sul piano del diritto penale sostanziale, Matteotti rivela una particolare austerità e sensibilità alle istanze di difesa sociale. Come ho avuto modo di riscontrare insieme a Daniele Negri nel corso di un incontro pisano, è semmai sul versante processual penalistico che emerge una maggiore, direi, sensibilità garantistica. Ma ecco, vengo invece a un aspetto di modernità: il sistema carcerario come fattore di recidiva, anzi fattore principale della recidiva, sotto il profilo della capacità criminogena. Che invero le prigioni attuali, anziché impedire la recidiva, riescono a fomite di nuovi delitti e a peggiorare le tendenze criminose dei reclusi, è cosa fuori discussione. La recidiva ha altre radici che non siano però quelle del carcere, perché Matteotti è contro spiegazioni unilaterali. Evidentemente rivolge i suoi strali anche nei confronti del trattamento riservato, per esempio, al liberato dal carcere. Sono criticati gli strumenti per combattere la ricaduta. Penso alla sorveglianza speciale, che rende, secondo l'autore, intollerabile la condizione di liberato dal carcere, e soprattutto il domicilio coatto, colonia del vizio e della delinquenza. Lo sguardo poi si estende ad altri fattori che agiscono sulla ricaduta: l'economia, i vizi sociali, alcolismo, vagabondaggio, correnti migratorie, fattori professionali in rapporto ai vari tipi di reato, fattori fisico-sociali, ambientali, degenerazioni psicofisiche ereditarie e acquisite, stato civile degli individui, assetti familiari, condizione femminile. In definitiva, questa prima parte del volume poggia sull'idea della libertà limitata dell'individuo e sulla multifattorialità della ricaduta nel reato. E a questo punto, passiamo alla seconda parte della sua indagine, le teoriche della recidiva in rapporto alla funzione della pena. E qui passiamo a una posizione maggiormente sensibile all'impostazione postclassica, e cioè Matteotti aderisce alla visione della pena come fattore di intimidazione del singolo. La pena come intimidazione particolare che deve soggiacere a un giudizio personalizzato. La valutazione della personalità assume un ruolo cruciale. Ebbene, la funzione della pena in Matteotti si deve, si può apprezzare, in rapporto alla causa del delitto che sia permanente nell'individuo,
Cioè l'individualizzazione della pena si lega al grado di antisocialità dell'individuo. Quindi la pena deve essere adeguata a questa causa personale di delinquenza, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda l'intensità. E se volessimo individuare la cifra, il cuore dell'impostazione, io direi che quest'ultimo è dato dall'inquadramento della ricaduta tra due poli: la causa personale individuale, permanente, intima del soggetto da un lato, e la matrice ambientale, sociale, il fattore occasionale esterno dall'altro. Quindi, da questo punto di vista, Matteotti pone la necessità, l'esigenza di distinguere il peso che assume l'uno e che assume l'altro. Alla base dell'impostazione c'è un fondamento obiettivo, lo dice lui stesso: bisogna partire dalla gravità del reato come prima presunzione, ma poi bisogna investigare caso per caso, distinguere sempre le cause esterne, occasionali, da questo fattore personale permanente, quella che lui definisce con un'espressione molto incisiva, temibilità del delinquente. È proprio a quest'ultima che deve essere commisurata la pena. L'obiettivo è quello di distinguere l'impulso che lui definisce isolato, accidentale, passeggero, perdonabile, da quello più legato alla trama intera della vita, concorde con tutto l'individuo e quindi più rigorosamente punibile. Ecco, evidentemente è ben consapevole che se la sociologia e la politica si devono rivolgere allo studio dei fatti umani, se devono entrambi contribuire alla felicità dei consociati, il diritto penale ha come mandato quello di rivolgersi al mondo delinquente, svolgendo un'azione preventiva generale, esercitando la sua azione verso il colpevole, esplorandone l'intima permanente criminalità. E questa idea della causa uomo, della causa individuale, evidentemente affascina il nostro autore. Perché Matteotti è consapevole che le istanze, le influenze sociali non possono esaurire le cause del delitto. Nel delinquente, egli afferma, io scorgo e considero l'uomo che pensa, che vuole e che opera. E come facciamo noi per individuare, misurare questo fattore individuale permanente? Come facciamo noi a verificare la causalità individuale del reato? Questa volontà, certamente, per riconoscere e valutare il fattore permanente, noi abbiamo uno strumento a disposizione, che è la recidiva. L'indice più affidabile della permanenza di questa tendenza antigiuridica è appunto lo stato di recidiva. È dalla recidiva che si può inferire una permanente tendenza antigiuridica del soggetto, un modo costante che comprova questa causalità individuale. E io direi che nella diagnosi psicologica che Matteotti affida al giudice, possiamo intravedere anche il mistero del fattore permanente. Non sempre è possibile giungere, identificarlo, individuarlo. Non sempre è possibile risalire a questo dato recondito. E come è stato indubbiamente rilevato, qui possiamo apprezzare anche il peso di saperi extragiuridici. Passaniti ha ipotizzato anche un incontro addirittura fra psicanalisi e diritto penale a proposito dell'esplorazione, no, della personalità del recidivo.
Ebbene, alla recidiva quale indice di maggiore temibilità del reo si collegano anche le finalità del sistema penale, gli scopi della pena. E arriviamo per l'appunto ai rimedi, ai mezzi penali contro la recidiva, come li definisce il nostro autore. Dunque, la prevenzione generale deve essere integrata dalla prevenzione speciale, da quella che lui definisce prevenzione tutta particolare, grazie, che sorge dalla commissione delittuosa. Si deve punire l'autore del reato per quanto precisamente è in lui la causa del malefatto. E lui, appunto Matteotti, delinea un modello gradualistico e ascendente degli scopi della pena. Si parte dalla intimidazione, si passa all'emenda, si arriva alla eliminazione, da intendersi come isolamento del reo, temporaneo o perpetuo. E questa sequenza corrisponde alla distinzione criminologica tra rei primari, recidivi e incorreggibili. Quindi il massimo livello di temibilità è appunto quello degli incorreggibili. Ebbene, il programma di riforma delle pene che lui propone e argomenta, il trattamento, ricalca proprio queste scansioni. L'obiettivo delle norme penali, le pene, è quello di contrastare la causa individuale del delitto. Scopo della pena è quello di combattere la causa individuale per tutto quel tempo e fino a che non sia ridotto a posizione normale di fronte al delitto, con probabilità di non più ricadere. Ecco, dunque il primo livello, i rei primari, delinquenti primari, sono classificati come soggetti non temibili. Non è necessario il ricorso a pene carcerarie. Sono sufficienti sanzioni extracarcerarie. Questo, direi, anticipa ovviamente temi di grande attualità e modernità, le misure alternative alla detenzione. Una visione avanzata dell'estrema ratio dell'esecuzione della pena che è sorretta dalla precisa consapevolezza della disfunzionalità delle pene detentive brevi. Matteotti sottolinea come per i maggiorenni delinquenti primari sia sufficiente ricorrere a pene non detentive, o comunque detentive ma nel domicilio, esilio, confino, sanzioni interdittive, pena pecuniaria, condanna condizionale, sono sufficienti a debellare quella che lui definisce la lieve anormalità dell'individuo. Sono sufficienti a evitare effetti controproducenti. Negli altri casi occorre invece la detenzione. I delinquenti recidivi, secondo livello, delinquenti propriamente detti. La pena necessaria è quella detentiva. Si distingue tra due possibili modalità di pene: il trattamento generico indifferenziato, cioè una pena detentiva generica di rilevante durata. È un rimedio generico volto a fronteggiare la recidiva non collegata a cause specifiche, legata a una tendenza intima, come dicevamo prima, non conoscibile. E quindi un trattamento generico. Si censura, peraltro, il rimedio della segregazione cellulare ritenuta dannosa e preparatrice di nuove recidive. E si sostiene che l'unico mezzo di emenda sia il lavoro penitenziario oppure nella colonia agricola. Poi abbiamo invece le pene detentive specifiche, quelle rivolte a contrastare proprio lo specifico fattore personale di inclinazione alla commissione del reato, pensiamo alla pazzia o all'alcolismo, e qui assume rilievo il ricovero nel manicomio criminale. Siamo nel 1910.
Evidentemente qui troviamo la corrispondenza tra la genesi del delitto e la sua terapia. Poi si teorizzano asili per bevitori, degenerati, oziosi, vagabondi, case di custodia, case di lavoro. E ora veniamo all'aspetto forse, all'aspetto, vedo che il tempo scorre, vado allora un po' più sintetico, non voglio... Gli incorreggibili. Qui, secondo Matteotti, si tratta di, direi, mettere nell'impossibilità di nuocere. Separazione dal corpo sociale, dell'elemento inadatto e ribelle, eliminazione perpetua, come ho già detto, da intendersi come isolamento perpetuo. Come rilevato dal professor Castronuovo, questa soluzione è difficilmente accettabile oggi nella sua assolutezza. In effetti, solo dei temperamenti possono considerarsi l'esclusione della pena di morte e l'ammissione della liberazione condizionale come spiraglio luminoso di speranza. Dunque l'idea che anche l'incorreggibile abbia diritto di vedersi applicata questa misura, che lui ritiene non essere eccezionale e graziosa, ma deve essere considerata un mezzo normale del diritto penale. Dunque deve essere fornita la liberazione condizionale di tutte le garanzie che alla nostra disciplina convengono e non più abbandonata invece a quel ministro o autorità lontana e incompleta. Un'attenzione al profilo delle garanzie, una critica anche ai provvedimenti di pubblica sicurezza e di polizia preventiva che evidentemente creano un vulnus al principio di legalità. Ebbene, come avete potuto verificare, si privilegia l'impostazione criminologica a scapito della dimensione esegetico-interpretativa, una dialettica tra necessità e libertà, tra contingenze esterne e indole criminale. Formidabile la piattaforma metodologica, ammirevole lo slancio argomentativo. E questi dati si ritrovano anche nel saggio di poco successivo, cui facevo riferimento e che però non ho il tempo qui di analizzare. Gli sviluppi successivi. Codice Rocco affianca al fatto la dimensione dell'autore, che comincia a condizionare la scelta e la graduazione della pena. Emerge una visione sintomatico-presuntiva della ricaduta e anche la collocazione topografica accanto alle figure di pericolosità qualificata costituisce un argomento appunto che dimostrerebbe la prossimità della recidiva alla dimensione della pericolosità. Generalizzazione dell'aumento di pena e applicazione obbligatoria della recidiva. Ecco il codice Rocco a suggellare questa difficile sintesi tra scuola classica e positivismo. Direi che segue un periodo di relativo disinteresse politico-criminale e scientifico sino al 1974, quando l'aumento di pena torna ad essere totalmente facoltativo. Il giudice è chiamato a valutare in concreto l'applicabilità o meno dell'aggravante di quell'articolo 99. Si deve giungere al nuovo millennio per far sì che le riforme penali utilizzino l'istituto per intercettare il consenso sociale. Una rivalutazione normativa della recidiva per esigenze securitarie. Penso alla Three Strikes Law degli Stati Uniti, penso all'idea del recidivo quale principale nemico dell'ordine pubblico. Ed ecco stagliarsi la riforma del 2005. Che ha modificato radicalmente la disciplina, come sappiamo, accentuando il confine tra recidivi e delinquenti primari. Esclusione di delitti colposi e contravvenzioni da un lato, incremento accentuato del potenziale repressivo, l'aumento fisso, non graduabile, e dall'altro la reintroduzione di ipotesi di recidiva obbligatoria e restrizione della bilanciabilità della recidiva.
Siamo di fronte a una vera e propria riesumazione della logica sintomatico-presuntiva che vede nel recidivo reiterato l'obiettivo, il bersaglio. Una incapacitazione per via carceraria, si è parlato di diritto penale d'autore, diritto penale del nemico. Certo, la riforma del 2005 ha spostato il fulcro della valutazione dal fatto all'autore. Non solo, ha finito per calare all'interno dell'istituto quelle esigenze di controllo della pericolosità sociale che le misure di sicurezza non riuscivano più a svolgere efficacemente, con una ibridazione di funzioni evidentemente in contrasto col fondamento di questa figura. Quali sono gli sviluppi più recenti? Beh, la fisionomia attuale non corrisponde più a quella della riforma del 2005. Alcune previsioni sono state abrogate, altre, come sapete, sono state oggetto di interpretazioni correttive o restrittive sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione. In rapida sintesi, mi limiterò solo a cogliere la cifra di queste pronunzie fondamentali che vogliono anzitutto preservare il potere discrezionale del giudice in sede di commisurazione della pena, evitare automatismi preclusivi, automatismi sanzionatori. Nel bene e nel male il giudice, nel male adesso vi dirò in che senso, il giudice deve essere sempre messo in condizione di poter valutare. Penso al cosiddetto indultino e all'intervento della Corte Costituzionale volto ad evitare automatismi applicativi, in questo caso per evitare una clemenza indiscriminata. Ebbene, le aree di intervento della Corte hanno riguardato in primis lo stesso articolo 99, e cioè la dichiarazione di illegittimità del regime di obbligatorietà del riconoscimento della qualità di recidivo. Un secondo ambito di intervento è quello delle attenuanti generiche, e cioè si è ritenuto appunto in contrasto con la Carta il fatto di non poter tener conto della condotta del reo susseguente al reato ai fini dell'applicazione delle generiche. E poi abbiamo, direi, un numero impressionante di sentenze che riguardano l'articolo 69,4, e cioè i limiti imposti al giudizio di bilanciamento della recidiva reiterata. Il divieto di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva reiterata. La Corte ha, nel corso direi di 12 anni, sancito per l'appunto l'illegittimità del divieto di prevalenza di alcune attenuanti sulla recidiva reiterata. Non posso elencare, sarebbe assolutamente fuori di luogo, limito a ricordare attenuanti incentrate sulla tenuità dell'offesa, sul danno patrimoniale di particolare tenuità, sul ravvedimento posto e delittuoso in materia di stupefacenti, il vizio parziale di mente, l'aberratio delicti concorsuale. Lo scorso anno altre tre pronunce hanno riguardato l'attenuante rispetto appunto all'aggravante della recidiva reiterata nei delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, l'attenuante in materia di autoriciclaggio e ancora quella dei rapporti familiari e infine l'attenuante del vizio parziale di mente, che rappresenta, se non erro, l'ultimo intervento. E qual è allora il senso di tutte queste pronunce? Beh, certamente la Consulta non se la sente di dichiarare tout court illegittimo il 69,4. Preferisce intervenire caso per caso, evidentemente in rapporto a circostanze attenuanti ritenute pregnanti e significative. Una selezione effettuata in che modo? Attraverso l'analisi quantitativa delle cornici edittali e base qualitativa attraverso la valorizzazione dei nuclei criminologici sottesi ai reati base e alle attenuanti. Mi avvio verso la conclusione perché non voglio incorrere nelle censure del Presidente. Uno sguardo al futuro. Ebbene, forse dovremmo da questo punto di vista rivedere il ruolo circostanziale e ritornare a un criterio infraedittale nell'ambito della misurazione della capacità di delinquere sulla falsariga della scelta effettuata in Germania nel 1986.
La recidiva è stata abrogata come circostanza aggravante e oggi rileva come indice di commisurazione della pena. Si tratterebbe anche di depurare questo istituto da quelle, direi, funzioni surrogatorie di inefficienze delle misure di sicurezza. Ecco, come osservato da Calvino, la memoria conta veramente per gli individui, la collettività, la civiltà, solo se sostiene l'insieme e l'impronta del passato e il progetto del futuro. Ebbene, io direi che l'elaborazione scientifica di Matteotti, il tema di recidiva, rappresenta un significativo, pregnante tentativo di mettere insieme, di mediare, di conciliare le due anime dell'istituto, con spunti, proposte e soluzioni che non solo si rivelano attuali, ma che a mio giudizio proiettano verso il futuro la propria suggestione e forza argomentativa. Non vi è d'altra parte da stupirsi, perché, come è stato detto, il futuro ha un cuore antico. Vi ringrazio per l'attenzione. Ben pensarci, non ero stato io a spiegarvi la recidiva, perché forse era un seminario affidato alla dottoressa Masiero e quindi non avevate un gap formativo, ma anche qualora l'aveste avuto, direi che l'abbiamo amplissimamente colmato grazie alla magistrale lezione del professor Gargani, che da un lato ha messo in evidenza la straordinaria modernità, attualità del pensiero di Matteotti e senza saperlo, però vedete, tra maestri ci si intende anche senza accordarsi. Proprio ieri il professor Palazzo illustrava il ruolo propulsivo della Corte Costituzionale nell'attuazione dei principi della Carta Fondamentale, e nella parte conclusiva della sua relazione il professor Gargani ha ricordato quante volte in realtà negli ultimi anni proprio la Corte Costituzionale sia intervenuta proprio in relazione alla recidiva per conformarne il volto alla dimensione costituzionale del diritto penale, rispetto soprattutto all'intervento del 2005, perché era quello il più problematico, il più critico, era stato quello. E allo stesso tempo, vedete, avevo in modo assai meno che adeguato preannunciato quanto l'istituto della recidiva fosse ricco di implicazioni dogmatiche e politico-criminali, anche da questo punto di vista, mi pare che la lezione del professor Gargani lo abbia confermato in modo eccellente. Grazie davvero quindi al professor Gargani. Ci sono alcuni spunti che poi forse saranno utili in vista del dibattito, ma non voglio sottrarre tempo agli altri due relatori, alle altre due lezioni. E dunque la seconda lezione, dedicata al diritto di restare innocente, è affidata al professor Francesco Morelli, e ogni volta che lo presento come professore associato all'Università di Bergamo si rinverdisce un dolore, il fatto che non è più il mio compagno di stanza, ma nella sostanza idealmente lo è ancora. Chiaramente tutti conoscete il professor Morelli, perché Ferrara è stata e sempre sarà la sua casa, si è laureato, si è dottorato e ha insegnato le materie processual penalistiche, tecniche di indagine, e anche responsabile di una clinica legale tra quelle con maggior successo a Ferrara. Attualmente è professore associato di diritto processuale penale all'Università di Bergamo, e vanta chiaramente anche il professor Morelli una ricchissima produzione scientifica, due monografie, molti saggi, tutti caratterizzati da una indomabile vis polemica, sì, è così, negli scritti e nelle relazioni. Avremo modo di verificarlo anche questa volta. Vis polemica, però sempre animata da una particolare attenzione alle garanzie e condita sempre da un elevato tasso di originalità, che ha confermato anche nella scelta del titolo odierno, il diritto di restare innocente. Quindi una scelta lessicale, credo, ovviamente non casuale, e le cui ragioni e le cui implicazioni lo stesso professor Morelli si appresta a spiegarci. Grazie di aver accettato il nostro invito e a te la parola. Grazie, grazie Ciro, grazie anche al professor Negri e al professor Castronuovo per questo
invito, che io poi non vivo come invito, ma cioè, mi dimentico che è un invito, perché mi sembra invece di stare a casa mia, invece è un invito, e grazie per questo invito. E adesso c'è questa ipoteca, che devo essere polemico, originale, però vabbè, insomma, vediamo. No, invece non, mi piacerebbe invece però, ecco, questo devo un po' confessare, data l'originalità di questo titolo, di cui adesso vi spiego anche le ragioni, mi piacerebbe invece in realtà assaggiare con voi tutta una serie di riflessioni sull'innocenza, cercando di impegnarsi a vederla come a vederla al di fuori del cono della presunzione, che per noi processualisti è molto difficile, perché l'innocenza o è presunta o è l'esito, non è che abbiamo grandi spazi di pensiero. E invece bisognerebbe provare, per le ragioni che forse spero un po' emergeranno, a considerare che forse l'innocenza ha un ruolo diverso, un ruolo che va considerato anche nell'ottica di costruire attorno a questa innocenza tutto un impianto processuale che sia proprio rispettoso dello schema che l'innocenza ci offre. Quindi sarà abbastanza inevitabile, direi anche un po', che è una condanna dei giuristi, anche un po' quello di prendere a prestito riflessioni altrui, cioè di discipline forse non necessariamente giuridiche, per capire bene di cosa vogliamo parlare quando parliamo del diritto di rimanere innocente. Quindi innanzitutto stiamo parlando, e questo penso che sia il legame più forte con il discorso che ci lega attorno alla figura di Matteotti e che ci lega anche intorno alla figura, come è emerso perfettamente dalla relazione del professor Gargani, della persona in quanto coinvolta in questo turbine del crimine che si ripete, turbine del processo, turbine della pena che consegue al processo. Io quando ero, mi ricordo perfettamente, la recidiva io non l'ho mai studiata, mi sono sempre rifiutato, sono andato all'esame senza conoscerne niente, l'ho sempre detestata, perché questa persona nella mia testa era innocente per quella quota di pena che gli veniva attribuita in ragione della recidiva, cioè per me io non riuscivo a uscire da questo schema, quindi forse non stiamo parlando di cose così diverse. Ora, il diritto di rimanere innocente è un titolo preso a prestito da un libro di un professore americano che si chiama James Duane, che insegna a Virginia Beach, che non è un luogo dove fare le vacanze ma è un'università, si chiama così però, il quale però, ci arriveremo, usa questa espressione per parlare di diritto al silenzio. Anticipo subito che ci sarà un legame di questa lezione con questo diritto, col diritto al silenzio, e usa questa espressione per una specie di chiamata collettiva, cioè esercitate il diritto al silenzio perché dovete restare innocenti di fronte all'indagine, perché voi partite come persone innocenti. Allora, io non ci avevo mai troppo pensato, però quando lui sta parlando di questa... Lui non parla mai di presunzione di innocenza, cosa che è strana in effetti, perché se io penso al diritto di rimanere innocente, penso che sono innocente in ragione della presunzione. Allora mi sono chiesto, è davvero soltanto la presunzione? E poi mi sono detto, no, non vorrei che fosse così, vorrei che ci fosse qualcosa d'altro. Perché? Perché la presunzione non funziona benissimo, cioè la struttura normativa funziona egregiamente bene. No, noi abbiamo una presunzione di innocenza espressa con parole, un po' di compromesso, sulle quali si può dire un po', insomma, si possono ricostruire storicamente, si possono ricostruire in molti modi, si può anche pensare che forse sia stato, certamente sì, nelle intenzioni, riversata in questa in queste parole del 27,2, dei sintagmi che non restituissero proprio palesemente la presunzione di innocenza. Negli intenti ci poteva essere questa ritrosia, poi nella pratica è venuta fuori una presunzione, insomma, una presunzione che funziona come le presunzioni, anche se si contesta anche che sia una presunzione, e che riguarda l'innocenza, non colpevolezza. Cosa sarà mai non colpevolezza se non l'innocenza? Quindi diciamo che in fin dei conti la norma funziona, e funziona perché ha un retaggio che forse dopo il ventennio, e forse anche prima, e forse anche in costituente, un retaggio un po' della scuola classica, forse si era un po' abbattuto, un po' affievolito, non è che, questo si vede anche quando il costituente ha elaborato l'articolo 24, insomma, non è stato, si poteva fare meglio, ecco, possiamo sintetizzare in questo modo, però diciamo che la norma
è venuta fuori come una presunzione di innocenza tecnicamente comunemente intesa, almeno tra i processualisti, cioè l'imputato è presunto innocente. Perché funziona male? Beh, funziona male perché nella pratica funziona molto male. Funziona male perché probabilmente perché è configurata anche un po' come una fictio, la presunzione è un po' una fictio in effetti, la presunzione è una norma che decide di tenere, che decide di disciplinare la natura a dispetto della natura, cioè c'è un fatto, la norma ignora l'esistenza di questo fatto e stabilisce invece che ci si comporta come se il fatto fosse un altro. È esattamente come funziona la presunzione, anche quella di conoscenza del diritto civile. Ti arriva una lettera, tu non la guardi, ma il giudice si comporta come se tu l'avessi letta. Ma tu non l'hai letta, non fa niente. Per me l'hai letta, perché l'ordinamento presume che tu l'abbia letta. A questo punto la presunzione di innocenza è un po' fictio. È un po' fictio e quindi, diciamo, la viviamo un po' tutti come un comando giuridico che è assolutamente imprescindibile, molto imprescindibile nei discorsi alti, molto più prescindibile nella gestione quotidiana del processo, e non parlo soltanto dei protagonisti del processo, ma anche dell'ordinamento stesso, come poi penso fra un po' vedremo, però è chiaro che questa presunzione rimane appesa, perché altrimenti cadrebbe, alle catene normative. Allora, la domanda è, ma ha l'innocenza un senso fuori dal coma della presunzione? Cioè l'innocenza è una posizione di Stato, perché se vogliamo parlare in termini di teoria generale del diritto non può che essere una posizione di Stato, uno status. L'innocenza è una posizione di Stato che esiste a prescindere dalla presunzione o che ha senso che esista a prescindere dalla presunzione e che quindi il diritto di rimanere innocenti nell'ottica di Duane impone all'ordinamento di configurare tutta una serie di facoltà e poteri che si addensano attorno a questa posizione di Stato e che quindi consentono chi il soggetto destinatario di questa posizione di difenderla utilizzando diritti e poteri che non possono mancare in un ordinamento che consideri l'innocenza anche fuori dal campo della presunzione. Non lo so, sinceramente, però vediamo. Allora, innanzitutto è importante, penso, cercare di liberarsi di tutta una serie di ipoteche etiche che ci sono necessariamente quando si parla di presunzione di innocenza, perché parlando di presunzione di innocenza è davvero molto difficile prescindere da o ragionamenti intuitivi o falsamente intuitivi o ragionamenti improntati a slanci etici, il che significa, per sintetizzare, violenti. Cioè, è chiaro che l'etica ha, no? L'etica ha una volontà di direzione dei comportamenti, che è inevitabilmente sempre violenta la volontà. La volontà è già sempre violenta, però la volontà di direzione di un comportamento è sempre molto violenta. E questa dimensione etica della presunzione di innocenza probabilmente emerge perché la presunzione di innocenza è giuridicamente strutturata in maniera molto complessa da capire. Un po' è appesa ad una presunzione che è inevitabile pensare anche come una fictio. Un po' la presunzione di innocenza ha due anime che la mettono nel paradosso. Un'anima normativa, granitica, un'anima psicologica che invece viene un po' tormentata dalle evoluzioni cognitive del procedimento e del processo. Ti presumo innocente quanto vuoi, perché la norma mi ordina di farlo al 100% fino alla fine, ma se davanti ho il video in cui ti si vede sferrare il colpo mortale, certo che ti presumo innocente, ma nella mia testa c'è un conflitto, no? È ovvio che non si può trascurare l'esistenza di questo conflitto, perché è trascurando l'esistenza di questo conflitto che accade, che di presunzione di innocenza non ci si capisce niente e ci si rifugia chiaramente in una dimensione etica della presunzione di innocenza. Devo eticamente presumerti innocente, però posso anche, diciamo, legittimare delle deflessioni della presunzione quando sono di fronte al dato che comincia a smentirmela. E quindi che succede? Succede che l'accusa stessa diventa, diciamo adesso così provocatoriamente, legittimamente l'accusa stessa diventa un ostacolo alla concezione dell'innocenza. Cioè, legittimamente no, è plausibile che l'accusa mi faccia pensare che l'innocenza, nel momento stesso in cui l'accusa viene elevata, defletta.
Certo, ma scusate, ma è l'altro ieri che l'onorevole Colosimo se n'è venuta tutta Gaia a dirci che aveva fatto la lista degli impresentabili in uno stato in cui vige l'articolo 27,2, facendo l'elenco di persone semplicemente indagate, alcune che affrontano un processo, ma peraltro a volte per delle ragioni assolutamente ridicole. C'è un processo che potrebbe capitare a me e a voi domani, no? Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del modo in cui il massimo organo dello Stato, dicesi Parlamento, vive la presunzione di innocenza, no? Quindi che cosa succede nella testa di questa commissione qui? Succede che l'accusa legittima la deflessione del concetto di innocenza. Allora, io questo primo paradosso lo vorrei smontare immediatamente, cioè l'innocenza nasce proprio dall'accusa, cioè l'innocenza è la figlia legittima dell'accusa, cioè senza l'accusa l'innocenza non c'è. Cioè non è che siamo tutti innocenti come degli angeli rispetto a niente, cioè rispetto alle cose della vita. Se uno innocente è innocente di fronte a un'accusa determinata. Quindi l'innocenza nasce dall'accusa, cioè l'innocenza ha causa dentro l'accusa. Non esistono innocenti fuori dai procedimenti penali. Prima cosa che bisognerebbe capire quando si pensa che la semplice accusa possa portare a ragionare di un'innocenza che comincia a scemare. No, l'innocenza è proprio nata in quel momento. È nata nel momento in cui c'è stata l'accusa. Senza l'accusa non abbiamo nessuna relazione logica tra l'innocenza e ciò rispetto al quale innocenti si è. L'innocenza è proprio la figlia dell'accusa. L'accusa contiene l'innocenza. Quando l'accusa nasce, nasce anche l'innocenza. E quindi è da chiarire bene che non esistono nozioni di innocenza fuori dal cono dell'accusa. È proprio lì dentro che sta e non può stare fuori. Non si può essere meno innocenti, non ci può essere innocenza messa in dubbio in ragione dell'inizio del procedimento o in ragione dell'accusa, perché quell'accusa fa proprio nascere l'innocenza. Ma questa innocenza è un'ipotesi fitta, cioè presunta, oppure questa innocenza ha qualcosa che invece si radica meglio nella dinamica del procedimento? Io voglio provare, ma sono sincero, voglio proprio provare a vedere se c'è. Ora, l'innocenza in realtà è probabilmente una necessità del processo penale dal giorno in cui ha deciso di legittimarsi per essere cognitivo. Non sono discorsi nuovi, sono discorsi vecchi. Cioè, il processo è cognitivo, non solo, non è una scelta né è una scelta come un'altra, il processo si legittima in quanto cognitivo, e allora l'innocenza è necessariamente un ingrediente del processo cognitivo, ma non l'innocenza presunta. Chiedo uno sforzo. L'innocenza vera. Per quale ragione? Beh, innanzitutto l'innocenza è necessaria al percorso cognitivo a vari livelli del discorso. Cioè l'innocenza è non quel fatto, cioè, l'accusa è quel fatto e l'innocenza è non quel fatto. Quindi l'accusa è uno, l'innocenza è zero. L'innocenza è niente. Non è un altro fatto, non è un'altra ipotesi, o non necessariamente, ma se anche lo è contingentemente. L'innocenza è zero, ok? Nel momento in cui l'innocenza è zero e nel momento in cui il percorso del procedimento è cognitivo, è ovvio che l'innocenza fa parte del processo cognitivo per il semplicissimo fatto che cosa posso dire di un fatto mentre indago? Di quel fatto che cosa posso dire mentre indago? Niente. Non posso dire niente. Se è vero che io non posso dire niente intorno a quel fatto, è vero che io sto indagando, che mi piaccia o meno, attorno all'ipotesi dell'innocenza. Non posso emanciparmi da questa ipotesi, ma probabilmente c'è anche di più. E c'è di più significa che è forse da trovare la radice di questa così, nozione di innocenza nel modo in cui il processo concepisce la verità. Attenzione, non voglio parlare della verità, non ho nessuna voglia, anche perché è molto pericoloso. Però
non si possiamo neanche del tutto rinunciarci, cioè dobbiamo forse in una piccola parentesi doverci immergere in questo rapporto tra innocenza e verità. Perché? Beh, perché la verità è la prima cosa che noi usiamo per mettere in dubbio l'innocenza. L'innocenza è, presunta, ma nella testa di ciascuno c'è sempre la domanda: io ti presumo innocente, ma se poi la verità è che sei colpevole? Quindi è chiaro che la verità è un discorso che non possiamo lasciar perdere, anche perché è chiaro che il processo va verso la ricerca della verità. Adesso sono parole che hanno certi significati, non tutti auspicabili nella tradizione dei processualisti, però insomma, come Massimo Lobili scriveva nell'Immoralità necessaria, cos'altro volete che cerchi il procedimento penale? No? È ovvio che comunque la si intenda, siamo d'accordo che abbiamo una tensione verso la verità. Se è vero che il processo questo ha, e se è vero che è la verità che io uso per mettere in dubbio l'innocenza, è vero quindi che l'innocenza un po' partecipa della natura della verità. Cioè, se da status presunto e da status, schiarirò, spero in che modo intendo, reale, quindi vero, nel corso del processo l'innocenza è anche esito, quindi è una delle possibilità della verità, è vero che allora partecipano necessariamente della stessa natura, cioè l'innocenza partecipa della natura della verità in qualche modo. Quindi bisognerà chiedersi com'è che il processo la intende questa verità, se vogliamo chiederci se l'innocenza ha diritto di cittadinanza del procedimento prima e oltre la presunzione. Questo è un discorso strano, nel senso che bisogna andarci piano, nel senso che la verità nel processo penale intanto è stata differenziata dalla verità tout court moltissimo, credo, ed è stata talmente tanto differenziata dalla verità generale, diciamo così, che probabilmente il filo del palloncino si è rotto e la verità l'abbiamo un po' persa, nel senso che facciamo fatica ad avere una nozione che ci addensi tutti lì quando parliamo di verità, e parlo dei processualisti. Abbiamo prima detto che era probabilistico, sicuramente lo è, l'abbiamo poi ridotta nei fatti, piaccia o meno, ma statisticamente questa indagine insomma si può fare all'ipotesi probabilisticamente preponderante, che è ovvio che è sbagliato, sta scritto dappertutto, anche nelle sentenze, ma possiamo forse dire che oltre la francese che ci spiega la probabilità logica e oltre tante massime sul ragionevole dubbio e oltre tanti sforzi, possiamo davvero escludere che tante massime di merito non adottino semplicemente l'ipotesi probabilisticamente preponderante? Non so se possiamo farlo, non so se è vero che è sconfitta l'idea che l'ipotesi che probabilisticamente vince sulle altre, se è quella d'accusa, allora può fondare una condanna. Non sono convinto che sia sconfitta questa visione. Quindi è probabilmente, e dove lo vediamo che non è sconfitta? Beh, lo vediamo nelle sentenze che si fondano sulle massime, ma peggio ancora su massime giurisprudenziali che non sono massime per definizione, o a volte su massime di creazione personale del giudice. E questi sono sintomi del fatto che l'accertamento sta andando molto in giù rispetto a quello che c'eravamo prefissati. Quindi un po' disapprovando l'operazione che tendono ad allontanare o a differenziare troppo la verità processuale da quella, dalla nozione generale di proprietà, di verità, dobbiamo cercare di capire se ci sono dei legami tra innocenza e verità, anche perché è una verità semplice quella del processo, cioè non stiamo cercando di conoscere posizione e quantità di moto di una particella in un momento M1, la cosa è difficile, noi dobbiamo capire se un fatto è successo o no, cioè è difficile anche quello, ma meno, nel senso che è meno impegnativa come ipotesi, è la verità delle cose del mondo, storica, fisica, geografica, medica, e giuridica, processuale, la verità delle cose del mondo, non sono investiti grandissimi problemi, diciamo, di grandissima difficoltà, è la verità di quelle che effettivamente si possono affrontare con meno ansie, ecco, ansie filosofiche, ecco, diciamo così. Le concezioni della verità che si sono un po' affastellate sono concezioni talvolta molto utili. Mi riferisco per esempio a Hubertus, che usa Tarski sulla verità come corrispondenza, utilissima nello studiare la prova, però poi
la neve bianca, se solo se la neve bianca, non ci dice quando effettivamente la neve è bianca, cioè non ci dice niente sulla cosa, sulla verità della cosa. Quindi bisogna capire se ci si può emancipare da una nozione di verità come giudizio. E forse è possibile farlo nel momento in cui io penso che la regola di giudizio che io uso, e che è quella che mi dovrebbe restituire la garanzia della massima verità possibile nel processo penale, per gioco su un altro pianeta, è una regola di giudizio che io posso usare anche senza aver fatto un processo. Cioè è una regola di giudizio che non mi dice niente sul percorso. Chiaro che lo dice il codice che percorso c'è prima, ma la regola in sé non mi dice niente sul percorso. Io posso escludere ogni ragionevole dubbio semplicemente seduto su una scrivania e discettando sui possibili dubbi. Non mi dice niente sul percorso. E quindi da allontanare l'idea che la verità sia soltanto il giudizio. E, cito, l'atto stesso del mio giudizio non è ciò che mi allontana dalla verità cercata. Cioè, non è proprio l'atto del giudizio che mi spinge lontano dalla verità che io sto cercando. E forse è necessario che io sia, che io abbia un modo diverso di intendere la verità nel momento in cui io devo effettivamente attingerla. Ora, filosoficamente questa è una idea che ha portato alla necessità di essere passivi, cioè non volitivi, ricettivi e passivi. E quindi la verità di viverla, diciamo, da fermi. È una cosa molto bella che filosoficamente sia fatta questa precisazione, perché mi rimanda, per esempio, ad una qualità del giudice che è assolutamente ormai molto poco considerata e molto ignorata, la passività del giudice. È esplicitamente esclusa la passività come caratteristica strutturale del giudice nel procedimento accusatorio, anche da illustri studiosi che si sono dedicati proprio a difendere l'accusatorio. E invece no, invece gli avvocati, la passività del giudice è importantissima nel percorso dell'accertamento. E forse questi sono sintomi del fatto che è diverso il modo in cui stiamo cercando di accertare o si dovrebbe accertare rispetto a quello che effettivamente stiamo utilizzando. Ora, l'idea è che, escluso questo percorso, la verità e quindi l'accertamento sia la constatazione di una contraddizione. Cioè è necessario per l'accertamento constatare la contraddizione. Cioè senza una contraddizione non c'è un disvelamento della verità, che nel nostro piccolo campo significa dell'accertamento. Se la verità non è giudizio ma è contraddizione, per esempio Aristotele diceva dire cose contraddittorie non è senza senso, ma è un enigma, e l'enigma si può svelare solo per metafore, può significare effettivamente che è vecchia questa concezione, quella per cui, cioè, un enigma non è una cosa senza senso. Forse potremmo dire che la verità è un enigma, facciamo talmente tanti sforzi per cercarla e per definirla, che forse deve essere palese che è un enigma. E si svela solo per metafore vuol dire che è difficile logicamente razionalizzare la contraddizione, ma c'è la contraddizione nella verità, è proprio dentro la verità la contraddizione. E quindi effettivamente è necessario capire come si costruisce, e quindi è necessario capire che cos'è il percorso, forse perché il percorso è proprio l'accertamento. Questa è un'idea anche un po' severiniana, cioè non esiste la verità comprende l'errore sulla verità, non sarebbe verità senza l'errore sulla verità, perché la verità è quello che io cerco, è quello che io raggiungo da fuori, no, la verità è dove io cammino, cioè, quindi è contraddittoria certamente, comprende l'errore certamente, non può non comprendere l'errore, quindi è evidente che io ho la necessità di capire che una contraddizione forte mi dà un accertamento e invece non me lo dà una assenza di contraddizione o la soluzione della contraddizione. L'idea quindi è che
è necessario, è proprio necessario fondare l'accertamento su una contraddizione. Anzi, possiamo accertare soltanto se accettiamo una contraddizione. Il che significa che la verità non viene fuori dall'antinomia, ma è proprio l'antinomia. E in sede filosofica si è anche detto che non solo è l'antinomia, ma siccome l'antinomia non si può parlare in maniera razionale, si può soltanto vivere. Quindi soltanto è l'accessibile con l'esperienza. Il che significa che quando parliamo di contraddittorio, per esempio, e quando parliamo di formare la prova dentro il contraddittorio, stiamo parlando esattamente di questo. Cioè stiamo parlando di fornire al giudice un'esperienza sulla contraddizione di dati nella nostra ricerca. Ed è da lì che nasce l'accertamento. Perché altrimenti di cosa stiamo parlando? Cioè per quale motivo stiamo difendendo questo metodo d'accertamento? Un metodo d'accertamento che si fonda sulla contraddizione. E così come la contraddizione fonda l'accertamento, l'accusa e l'innocenza sono due entità poste in contraddizione in maniera diametralmente opposte, e il contraddittorio si fonda sullo scontrarsi di due sulla contraddizione continua di due tesi. Perché l'accertamento nasce dalla contraddizione? Perché la conoscenza alza dei coni d'ombra. Più la conoscenza s'alza, più proietta un'ombra. E quest'ombra copre le conoscenze che si sarebbero potute raggiungere senza la conoscenza raggiunta. Quindi la contrapposizione dell'innocenza vera, non presunta, vera, perché si deve contrapporre all'ipotesi dell'accusa, la fondo proprio sull'esigenza dell'accertamento. Se io innalzo la conoscenza di A innocenza, mi proietta un cono d'ombra sulla zona A, e se alzo la conoscenza dell'accusa, mi proietta un cono d'ombra sulla zona B, ma diciamo, essendo contrapposti i coni d'ombra, non esistono zone ombra-ombra, luce-luce, ma esistono tutte zone luce-ombra. Cioè, se l'ipotesi d'accusa è una conoscenza che fa luce sulla zona A e proietta ombra sulla zona B, l'innocenza è una conoscenza che fa luce sulla zona B e proietta ombra sulla zona A. Nel senso che non esistono zone tutte all'ombra e non esistono zone tutte alla luce, ma abbiamo luce da tutte le parti. Questa è l'idea. Per cui l'esistenza di fondare una conoscenza sull'ipotesi vera dell'innocenza è un'esigenza che deriva dalla ricerca del miglior accertamento possibile, cioè di fondare una conoscenza su una ipotesi che possa proiettare luce laddove l'altra ipotesi proietta ombra. E quindi cercare di avere un accertamento che possa coprire con la luce quanto più spazio possibile. Quindi durante l'accertamento non c'è bisogno di un contraddittore e basta, c'è bisogno di un contraddittore innocente, c'è bisogno di un contraddittore che sia non protetto da una fictio, ma di un contraddittore che assuma quel ruolo, di un contraddittore che abbia esattamente la funzione di essere innocente. L'innocenza in effetti cade con la sentenza definitiva, ma non retroattivamente. Si è presunti innocenti durante il procedimento e si resta innocenti durante il procedimento e dopo che si smette di essere innocenti. La dichiarazione di colpevolezza non ha un effetto retroattivo, cioè non travolge le posizioni esercitate in quanto innocente durante il procedimento. Effettivamente è una questione di dipanarsi nel tempo degli eventi, ma nel tempo del procedimento io sono innocente. E sono innocente significa che io ho la necessità costituzionale, certamente, ma anche cognitiva, una fortissima necessità cognitiva, di esercitare il mio ruolo da persona innocente, da persona cioè che introduce nel processo la ipotesi vera dell'innocenza, la fetta di conoscenza vera che quell'innocenza può portare. Non può esistere, cioè, la necessità,
una cognizione, verità, accertamento, di qualità alta, senza che l'imputato abbia svolto il ruolo di persona veramente innocente durante il procedimento. Forse è poco pensare che possa essere presunta innocente. Lui in quel momento lo è. Lo è per ragioni cognitive, lo è per ragioni logiche, e lo è perché, se vogliamo davvero che ne esca fuori la verità, bisogna che venga instaurata una contraddizione, ma una contraddizione che si fondi su due verità. Cioè, non stiamo cercando quale ipotesi prevarrà in realtà. Stiamo cercando di capire come queste due ipotesi vere ma in contrasto ci restituiscono quell'antinomia che è l'accertamento. E quindi c'è bisogno che questa tutela sia altamente considerata. C'è bisogno che l'innocenza non sia una fictio che protegge l'imputato, ma sia proprio la posizione di stato di quella persona. E per esempio questo si vede con questo è un discorso che si svolge nel corrispondente espressivo dell'innocenza. Cioè, se l'accusa è quel fatto e l'innocenza è non quel fatto, se l'accusa è uno e l'innocenza è zero, qual è il corrispondente espressivo massimo dell'innocenza? Niente, cioè il silenzio. La protezione dell'innocenza non può che passare attraverso il silenzio. Non c'è ragione per cui si rompa quel silenzio. E questa è quello del diritto al silenzio, probabilmente una cartina al tornasole di quanto l'innocenza e di come l'innocenza venga pensata, perché si può dire che probabilmente l'innocenza viene pensata esattamente come viene pensato il diritto al silenzio. In opere antiche, ma anche in opere più recenti, il diritto al silenzio è quella garanzia massima che va prestata all'imputato a tutela della dignità della sua persona, nonostante il forte contributo conoscitivo che il suo dire comporterebbe per l'accertamento. Cioè, è una idea corrispondente a quella per cui l'imputato è innocente. Certo, non perché lo sia, ma perché dobbiamo fingere che lo sia, dobbiamo presumere che lo sia. Quindi l'imputato è silente perché dobbiamo rispettare questa regola di bon ton, ma non è che l'accertamento non si giovi del suo dire, anzi per l'accertamento sarebbe massima il risultato se questa persona parlasse. Sono, ripeto, opere anche molto recenti che riflettono ovviamente l'idea che si ha dell'innocenza, se il silenzio corrisponde all'innocenza. Ma il contributo massimo che l'imputato può dare in quanto all'accertamento, in quanto innocente, è proprio quello di contrapporsi diametralmente all'accusa, e se l'accusa parla e verbalizza un'ipotesi, l'innocente invece gli contrappone il niente, in quanto innocente. Ogni persona innocente dovrebbe logicamente tacere. E invece esistono elaborazioni effettivamente più radicate del diritto al silenzio. Da un lato, ovviamente, si dice, se l'imputato è presunto innocente e si pensa che debba stare zitto a sua tutela, ma ci si aspetta che parli perché egli sa, e sa forse più di tutti, vuol dire che te lo si sta presumendo innocente, ma il secondo dopo gli si sta praticamente dicendo che, essendo la persona coinvolta, è quella che sa. Quindi quando queste visioni vengono fuori dalla Corte di Cassazione, chiaramente ci stanno dicendo che non stanno presumendo innocente, non è una dinamica in cui l'imputato è ancora presunto innocente. I sintomi in realtà del fatto che l'ordinamento, il diritto al silenzio, lo veda male, e quindi in questa costruzione, che è sicuramente molto discutibile,
sia vista male la posizione dell'innocenza dell'imputato, non voglio arrivare a dire che sia vista male la presunzione di innocenza, cosa che peraltro si potrebbe anche dire, però probabilmente è visto male la posizione vera dell'innocente, cioè la verità dell'innocenza, che non deve necessariamente essere l'esito. L'innocenza è vera anche quando poi l'esito sarà un altro, è quello che sto cercando di dire. È un'ipotesi che veramente, nel senso di da posizione vera, si deve contrapporre all'accusa. Devono pretendere entrambe con lo stesso titolo, almeno prescindendo dalla presunzione, perché la presunzione rafforza in realtà il titolo dell'innocenza, ovviamente, ma se ci fermiamo all'aspetto cognitivo, devono essere vere entrambe per poter creare quell'antinomia da cui l'accertamento nascerà. Se è vero che è molto più plausibile pensare che una verità sulle cose del mondo venga fuori da un'antinomia piuttosto che da qualcosa in cui ogni contraddizione è tolta o ignorata o metabolizzata in qualche modo, come accade per esempio quando parliamo di accertamento fondato sulla probabilità, per quanto logica. Cioè stiamo metabolizzando, stiamo accettando e tollerando la possibilità che quella fortissima probabilità non sia poi la verità. La cosa bisogna che ce le raccontiamo in qualche modo. Ma i sintomi, dicevo, sono dappertutto sul fatto che l'innocenza come posizione è assolutamente negletta e conseguentemente negletto è il silenzio. Non sono un esperto di tutto ciò che, violando il diritto al silenzio, entra nel procedimento attraverso il documento, ma penso che se fosse fare a carnevale potrebbe parlare per 3 ore e mezzo. Penso che siano moltissime le ipotesi che la casistica ci offre di quanto ciò accada. Ma ancora meno, uso una battuta per intenderci, quando l'ex ufficiale dei carabinieri De Donno, oggi candidato alle europee, ci dice che bisogna che si dissoci i componenti dell'associazione mafiosa, si dissocino esplicitamente, e c'è bisogno anche che tutti i loro familiari si dissocino espressamente, pena la perdita del diritto di voto. Che cosa ci sta dicendo da investigatore che è stato, non da politico così, no, da investigatore che è stato? Ci sta dicendo che non è questione che riguardi il PM il fatto di essere o non essere un associato. Quello che il PM guarda, e questo è ciò che anche tutte le misure di prevenzione ci restituiscono, quello che il PM guarda è se tu ti sei dissociato, cioè se hai parlato e che cosa hai detto quando hai parlato. Non gli interessa altro. Non cerca mica le prove dell'associazione. A lui interessa solo questo. Nelle cassazioni che dissequestrano procedure, sequestri durati decenni di aziende che sono morte dopo le sentenze d'assoluzione, e siamo tutti quanti in Corte Europea dei Diritti Umani per questa ragione, nelle cassazioni c'è scritto: scusate ragazzi, ma non potete prendervela col PM, voi non vi siete mai esplicitamente dissociati, ma erano stati assolti. Quindi non funziona il silenzio. Non sta funzionando, se deve essere specchio dell'innocenza. Per non parlare poi della disciplina della pena e del doppio binario, vabbè, lì si dirà, della collaborazione, lì si dirà, vabbè, sei già stato condannato, l'innocenza non conta niente. Sì, certo, è vero, sono già stato condannato, però cosa mi si dice in quella sede? Beh, dai, ora che sei finalmente finito, puoi darci quello che volevamo, e cioè quella super ponte cognitiva che fonda la superfluità di tutte le altre. Questo è un pensiero che retroagisce. Cioè, potevi farlo prima. Adesso forse ti do un cioccolatino se lo fai oggi. Ma l'idea è la superfonte cognitiva, che legittima l'abbandonare tutte le altre. Il 274 lettera A non è soltanto storia, brutta storia, ma perché c'è quella norma? Beh, ovvio, quella norma c'è perché è talmente forte la pressione dello strumento cautelare per forzare la parola, che c'è stato bisogno di una norma che recepisse il fenomeno per vietarlo. E che cos'è se non un silenzio fondato su nessuna radice, quando spero di aver almeno dato l'impressione che forse il silenzio si può fondare proprio sull'innocenza, anche al di là della presunzione, che cos'è il silenzio fondato su nessuna radice? E quindi
Cioè, capire che radice ha un diritto vuol dire quanto può essere scosso. E da quanto può essere scosso, quanto è, sia scosso, lo si vede poi nella clinica di tutti i giorni, e si capisce che quel diritto non ha fondamento. Quando la Cassazione dice, certo che tu non puoi valutare il silenzio, però certo che puoi tenerne conto in aggiunta o accanto ad altre fonti probatorie. E quindi che cosa mi stai dicendo? Perché le massime sono la tavola della legge, oppure si può parlare delle parole che le massime esprimono, e quindi si possono criticare le massime in senso logico, non polemico. Quindi la Cassazione mi sta dicendo il silenzio non si valuta, ma de facto si valuta. Cioè non lo puoi valutare, però lo puoi valutare insieme alle altre. Qual è la prova che non valuto insieme alle altre? Tutte le prove io le valuto insieme a un certo punto. Non potrò valutare, non è che tutte le prove parlano da sé in un discorso slegato e solo il silenzio si può accoppiare alle altre. Le prove parlano tutte, cercando di distinguere quali sono i percorsi comuni delle singole fonti. Questa è la Cassazione, lo fa con il Trojan, l'ha fatto con la sentenza Prisco, in cui dice per esempio che la prova video in ambienti domiciliari non comunicativa non si deve valutare, però poi non si può neanche materialmente escludere dal fascicolo. Beh, allora perché mai? Se non per valutarla. La Cassazione l'ha sperimentato da mo questo metodo, però è esattamente quello che ci sta dicendo. Beh, però non è assolutamente, e qui mi avvio a chiudere, non è assolutamente vero invece il contrario. Cioè non è assolutamente vero, e dico assolutamente vero non soltanto perché è forse fondato dal punto di vista cognitivo, è fondato con una scelta costituzionale, poteva sicuramente essere più chiara, ma è comunque molto chiara. Costituzioni di 200 anni fa sono molto più chiare sul diritto al silenzio, cioè hai diritto di stare zitto, te lo dice la Costituzione a lettere proprio chiare, chiare, chiare. Non c'è bisogno di dichiarare inviolabile la difesa e poi arrangiatevi. Ecco, adesso sto banalizzando, però non è poi così, così diverso, non è così lontano da questo come discorso. Ma non è forse vero il contrario? Non è forse vero che allora l'inquirente dovrebbe avere l'obbligo quasi quasi di cercare le prove obiettive, tra virgolette? Questa è un'espressione di qualcuno di molto antico, non mi ricordo, ma forse proprio Stoppato. Prima di parlare con l'imputato, non dovrebbe cercare le prove materiali, diciamo oggi, prima di parlare con lui? E non dovrebbe forse evitare di parlare con lui proprio per evitare la tunnel vision, cioè il pregiudizio di conferma, proprio per evitare che succeda che tu diventi una persona indagata perché invece di andare a una partita di calcetto con gli amici sei rimasto solo a casa a leggere un buon libro? Non sei innocente in maniera diversa, sei esattamente innocente, ma chi va alla partita di calcetto è innocente in 5 minuti perché stava con 12 persone. Chi sta a casa a leggere un libro è innocente tale e quale, ma quello si becca l'indagine, il processo e forse la condanna. Quindi c'è forse bisogno che forse addirittura possa essere o debba essere impedito al pubblico ministero di parlare subito con l'indagato. C'è forse bisogno che... scusate, non mi piace. Cioè... c'è forse bisogno che, come la Costituzione ha voluto, perché la Costituzione, volente o nolente, ha contemplato un sistema d'accertamento che non includesse il detto dell'accusato. Lo ha avallato, non lo ha avallato, le piace, non le piace, non mi interessa. Il modello per la Costituzione è normale, un momento cognitivo che vada dall'alfa all'omega senza il dire dell'imputato. E allora non è forse il modello normale? Non potrebbe essere il modello normale? Non potrebbe essere il modello che riversa... non si è mai sognata la Costituzione di dire che ci potevano anche essere dei doveri di solidarietà, che ci potesse essere forse un momento in cui è dovuto di collaborare all'accertamento con la propria versione.
Ma insomma, l'ha pensato, ci mancherebbe, l'ha pensato, Giovanni Leone l'ha pensato, l'ha detto Giovanni Leone. Giovanni Leone l'ha detto e ha detto ciò che oggi è possibile, cioè ha detto che il pubblico ministero doveva parlare con l'indagato senza l'avvocato. Perché che senso ha che questa persona si interferisca tra i due e che inquini un colloquio che invece deve essere franco perché si arrivi nella maggior distensione possibile a capire che cosa in fondo sia successo? E Giovanni Leone. Ma... e questo fa il codice, perché il codice struttura un interrogatorio del pubblico ministero altamente anomalo, in cui è anche possibile che non ci sia l'avvocato difensore nell'inconsapevolezza dell'indagato. Le norme potrebbero far pensare diversamente, ma basta leggere la Cassazione per capire che invece è così. Cioè, per capire che il mio avvocato fa un bel incidente in motorino alle 9:05, e io sono davanti al mio pubblico, sto recitando una Cassazione chiaramente, non una fantasia, sto recitando e io sono davanti al pubblico ministero che mi dice il suo avvocato non arriva, e lui dice so che non arriva, lo chiama, non risponde, che si fa? Il cliente si è messo d'accordo con l'avvocato che avrebbero risposto, hanno preparato quell'interrogatorio e pensa e lui debba rispondere, altrimenti che cosa avremmo preparato a fare per settimane il nostro interrogatorio? E quando il pubblico ministero dice bene, adesso si comincia, che facciamo? Cominciamo o no? Alle 9 si doveva cominciare, quello dice sì, ma dice sì perché sta davanti al PM e a due carabinieri in divisa, con qualcuno che non gli ha detto a lettere lampeggianti che puoi stare zitto quando ti pare. Certo, poi gli fanno l'avviso, e ci mancherebbe che gli fanno l'avviso, ma quello intanto si è sentito dire 3 settimane prima dall'avvocato che doveva rispondere così e così e così, e poi staremo attenti perché lui ci chiederà e tu dirai così, è scomparsa dalla sua testa l'ipotesi che non si possa rispondere. E lo si interroga senza l'avvocato. E l'avvocato dal pronto soccorso chiama, ma la Cassazione dopo anni dice, guarda che l'avvocato non si aspetta mica. Se lui accetta di parlare senza di te, accetta di parlare senza di te, è fatta, non c'è nessuna nullità. E quindi, e forse... È forse esagerato cercare di trovare nello status dell'innocenza un fondamento cognitivo, un fondamento filosofico, dite quello che come volete, epistemologico, quello che vi pare. È forse esagerato farlo fino addirittura a legarla all'ipotesi per cui l'accertamento vero è un'antinomia e quell'innocenza è necessaria a quell'antinomia, però non mi sembra tanto esagerato se la Costituzione e modelli antichissimi hanno deciso che la verità sarebbe venuta fuori dalla rappresentazione dell'antinomia, perché il contraddittorio è la messa in scena dell'antinomia. E quindi probabilmente forse il pensiero non è che da quell'antinomia esce fuori l'accertamento, ma che quell'antinomia è l'accertamento, e che quindi la costruzione del nostro contraddittorio passa attraverso anche l'immediatezza, passa attraverso il fatto che la prova sia un'esperienza, non nel senso che la Valtour viene a fare questa esperienza, ma nel senso che il giudice non può leggere dei verbali in cui ci sono scritte delle cose dette durante un momento di contraddittorio, perché è morta quell'esperienza, lui deve stare proprio lì dentro. Perché quell'antinomia crea un'esperienza, perché Aristotele, Fravieschi, perché dicono che l'antinomia non è razionalizzabile ma si può solo rendere per metafore, che cosa fanno le metafore se non darci conto di un'esperienza non altrimenti verbalizzabile? È ovvio che è esagerato forse fare questo discorso, però forse è anche ovvio cercare di aiutare il diritto al silenzio a fondarsi meglio, perché probabilmente ne ha molto bisogno. E non soltanto per tutela dei diritti di ciascuno, ma per la tutela della qualità dell'accertamento, come si accerta. Se io ho svilito fin dall'inizio quella posizione, come potrò mai avere l'accertamento migliore pensabile se quell'accertamento nascerà invece da quella contraddizione? Allora l'idea è proprio quella di ricondurre all'innocenza e al silenzio, di reclamare fortissimamente in un momento di grandissima crisi una cognizione che possa essere degna di questo nome e che possa tutelare il almeno residuale diritto della persona di avere un esito che sia fondato su una verità, un accertamento che corrisponda
in un modo, non qualche modo, ma in un bel modo fondato dal punto di vista dell'idea dell'accertamento della cognizione su ciò che la realtà era. E quindi direi che forse più di pensare a quanto costa un processo, a quanto dura un processo, dovremmo pensare a come il pubblico ministero indaga, come sceglie gli indagati, come si accerta il fatto, come viene scritta la sentenza, come viene controllata. E penso che stiamo studiando ultimamente tutt'altro, o meglio, prevalentemente molto altro. Ecco, grazie. Mi teorizzi il divieto dell'imputato di parlare col pubblico ministero e poi ti offendo se ti dico che sei originale. Meno polemico che altre volte, però sempre fonte di innumerevoli spunti davvero originali. E mi chiedo, non controbatto nel merito perché non ne sarei in grado evidentemente, ma mi chiedo come, cosa ne è appunto della presunzione di innocenza e del diritto di restare innocenti per le pieghe che hanno preso i rapporti tra informazione e giustizia, venendo alla terza relazione odierna, laddove oramai l'imputato, anzi l'indagato, si presenta all'inizio del processo penale già sostanzialmente colpevole. E riflettevo sulle peculiarità di questo tema rispetto a quelli affrontati nelle sessioni passate, la recidiva, i principi del diritto penale liberale, i rapporti tra politica criminale e diritto penale, riforma della legislazione penale, insomma temi classici sempre attuali e rispetto ai quali non solo il pensiero matteottiano, ma tutte le osservazioni elaborate dalle generazioni di giuristi che ci hanno preceduto restano in larga misura attuali. L'abbiamo visto anche durante la relazione del professor Gargani, il dibattito tra scuola classica e scuola positiva, i recidivi il recidivo come nemico, quindi l'elaborazione del diritto penale del nemico, insomma. Temi davvero recenti. Ecco, questo non vale, secondo me, per i rapporti tra informazione e giustizia. Io ho questa impressione. Non potrei pensare a due contesti più distanti di quelli che contrassegnano i rapporti tra informazione e giustizia oggi rispetto al contesto di un secolo fa e anche dei decenni successivi, per alcune ragioni banali, ma che secondo me meritano di essere ricordate. 1924. Il diritto all'informazione attiva era appannaggio di chi? La carta stampata e le emittenti radiofoniche. E il diritto all'informazione passiva di chi era? Dei pochi che sapevano leggere, pochissimi, e dei pochi che avevano accesso alla radio. E così fu per molti decenni. Tant'è vero che era facile per il potere controllare le fonti di informazione. Lo vediamo anche, sono andato a rivedermi le prime pagine dei quotidiani all'indomani del delitto Matteotti e la cronaca soprattutto del processo farsa. Già si intravedevano i germi della malattia della libertà di stampa, che poi si trasformò in setticemia di tutti i principi del diritto penale liberale. Oggi la situazione è completamente capovolta, non solo e non tanto perché chiaramente tutti hanno accesso ai mezzi di informazione tradizionali, non solo perché se ne sono aggiunti altri molto più popolari e diffusivi, ma anche per il fenomeno della cosiddetta demedializzazione. Cioè oggi ogni individuo connesso alla rete, lo sappiamo, è una banalità, ma soffermiamoci a riflettere un attimo, oggi ogni individuo è potenziale fonte di informazioni, di news più o meno fake, che diventano virali, dunque incontrollabili, e quindi il potere può davvero controllare? Sì, certo, abbiamo sentito parlare di Teledraghi, Teleconte, Telemeloni, il fenomeno della lottizzazione del servizio pubblico di informazione c'è sempre stato, forse è aggravato, ma è quello? Cioè, basta guardare le statistiche di vendita dei quotidiani e gli share dei telegiornali generalisti, forse non è più tanto quello l'aspetto più pericoloso dei rapporti tra informazione e giustizia. Ma come le informazioni promananti da chiunque diventano virali immediatamente, sfuggono al controllo. E questo, secondo me, modifica, capovolge l'assetto tradizionale dei rapporti tra informazione e giustizia e non li semplifica affatto. Già si tratta di rapporti assai problematici, in particolare la giustizia penale, appunto oramai
giustizia mediatica, l'indagato che si presenta già colpevole per la sentenza pronunciata sui mezzi di informazione, e quindi la demedializzazione probabilmente aggrava questo fenomeno. E non so se ci parlerà di questo, ma senz'altro ci parlerà di aspetti molto interessanti il terzo relatore di quest'oggi, l'avvocato Carlo Melzi Deril, che si è laureato in giurisprudenza all'Università di Pavia, ma poi ho scoperto, non lo ricordavo, ci dividono pochi anni, ma ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in procedura penale all'Università di Ferrara e esercita chiaramente la professione di avvocato penalista presso il Foro di Milano, e però continua a collaborare come docente negli Atenei milanesi, Bicocca e Bocconi, anche con l'Università di Pavia, quindi svolge regolare attività didattica anche nell'ambito dei corsi di aggiornamento professionale dei giornalisti e degli avvocati, e vanta una vasta produzione scientifica proprio sui temi all'intersezione tra diritto penale e diritto dell'informazione. Quindi lo ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito, e a lui la parola per la terza lezione odierna su informazione e giustizia. Grazie, anch'io ringrazio ovviamente gli organizzatori dell'invito, per me è particolarmente gradito per le ragioni che hai ricordato. Ringrazio soprattutto chi è ancora qui, perché dopo queste due dense lezioni io sono stanchissimo, e quindi oggettivamente, se siete ancora qui, lo devo soltanto alla vostra generosità e spero di non farvene troppo pentire. Allora, parliamo di informazione e di giustizia penale in particolare. Alcuni hanno parlato di matrimonio indissolubile, altri hanno parlato di una coppia di fatto litigiosa e instabile che cerca una tollerabile convivenza. Fuori delle metafore possiamo dire certamente che questo è un tema molto interessante. Perché? Perché le patologie dell'informazione sul processo penale incidono sulla qualità della democrazia, se non sulla democrazia tout court. E quindi è necessario cercare un equilibrio fra gli interessi dell'uno e dell'altro polo. Come trovare questo equilibrio? E non è semplice. Non è semplice innanzitutto per una ragione, perché io ho fatto un piccolo esercizio quando ho preparato questa relazione e mi sono chiesto: ma quali sono i diritti in gioco che hanno pregio costituzionale tutte le volte in cui si parla di informazione sulla giustizia? E la prima sensazione che ho avuto è quella che Umberto Eco chiama la vertigine della lista, perché questa lista è lunghissima. E adesso la leggiamo insieme. C'è il diritto di informare, c'è l'interesse a essere informati, ci sono naturalmente l'onore e la reputazione, c'è l'identità personale, la riservatezza, il rispetto della dignità umana, il principio di non colpevolezza, il diritto all'oblio, la tutela dei minori, il diritto a un equo processo, il diritto di difesa dell'imputato, ma naturalmente anche l'effettivo perseguimento dei reati, la retta amministrazione della giustizia, la serenità del dibattimento, il prestigio, l'autorità del potere giurisdizionale, la corretta formazione del convincimento del giudice, l'imparzialità, la verginità cognitiva del giudice, la sicurezza dello Stato, il diritto a essere informato riservatamente dei motivi dell'accusa. E non credo siano tutti. Allora, se così tanti interessi entrano in gioco quando si parla di informazione e di giustizia e di informazione sulla giustizia, il punto di equilibrio, siccome sono così tanti gli attori in gioco, può essere posto in luoghi diversissimi. Allora, esistono delle direttrici anche di massima per evitare di avere esiti casuali? Secondo me sì, perché c'è un principio, e il principio dipende da che tipo di processo caratterizza l'ordinamento, ma soprattutto probabilmente da che tipo di ruolo ha l'informazione all'interno del nostro ordinamento. La libertà di espressione ha una posizione privilegiata anche quando è esercitata per far conoscere le vicende della giustizia.
lo statuto dei rapporti fra processo e informazione è certamente riservato al legislatore, che però ha una discrezionalità vincolata. Perché? Perché il criterio ordinatore in questa materia è che il diritto di informare e l'interesse a essere informati, la pubblicità del processo, sono la regola. Gli altri, il segreto, le restrizioni alla stampa, l'eccezione. Allora ce la si potrebbe cavare con una battuta. Brandeis, giudice della Corte Suprema, diceva che la luce del sole è il miglior disinfettante. Ma fuori dalle battute, probabilmente bisogna ricordare che la regola degli stati liberali, prima ancora che democratici, è che il potere va esercitato sotto il controllo dell'opinione pubblica. Apro una parentesi e la chiudo subito. Ho cercato disperatamente di collegare questa relazione a qualcosa che riguardasse Matteotti, data la mia enorme ignoranza, non ci sono riuscito se non con un colpo di coda degno di un terzinaccio che butta la palla in corner domenica sera, quando ho riletto il discorso che ha tenuto Matteotti il 30 maggio 1924, dove tra infinite difficoltà per soprattutto le interruzioni non soltanto degli oppositori ma del presidente, ad un certo punto il presidente gli dice onorevole Matteotti, prosegua ma prudentemente, e lui risponde: io proseguirò non prudentemente né imprudentemente ma parlamentarmente. E questa dimostrazione di come il free speech, lui non l'avrebbe chiamato così, anche mi vergogno un po' a chiamarlo così, ma controlla il potere anche mentre il potere si fa nelle aule del Parlamento. Allora dicevo, siccome giudicare e punire sono una delle massime espressioni del potere, anche perché hanno un tratto di, lasciatemi dire così, irrazionalità irredimibile. Perché per quale ragione e quando ti convinci, lo devi spiegare nella motivazione, ma non è detto che tu lo spieghi fino in fondo. E allora devi essere controllato. E quindi è richiesta la massima trasparenza a quel potere che giudica e che condanna. Quello che accade dentro le aule di giustizia ha una presunzione di interesse pubblico, perché è il potere vestito d'umana sembianza che agisce e rende l'uomo diverso dall'uomo, perché lo pone sopra l'uomo. Ferraioli, che verrà, parla del terribile e odioso potere di giudicare, proprio per questa ragione. Perché è il potere che pone l'uomo sopra l'uomo. Come tutti i poteri, deve essere contenuto, secondo una vecchia lezione, anche grazie all'opera dell'opinione pubblica. Allora, se quella è la regola, cioè la possibilità di parlare dell'informazione, la pubblicità del processo, la pubblicità del processo, e il segreto, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero in materia di giustizia sono l'eccezione. Quali sono queste eccezioni? Queste eccezioni rispondono a interessi endoprocessuali e a interessi extraprocessuali. Quelli endoprocessuali li conosciamo perfettamente. E da una parte la segretezza delle indagini, l'interesse dello Stato a perseguire i reati e sappiamo perfettamente, no, che tutta una parte di processo, la fase dell'indagine, è segreta. E però ricordiamoci di una cosa, che se c'è un principio costituzionale che impone la pubblicità del processo, non esiste un principio costituzionale che impone la segretezza delle indagini. E poi c'è quella
cosa un po' strana, che è il preservare la verginità del giudice. Insomma, voi sapete, non posso entrare per capacità mia, per mancanza di tempo, nella descrizione di tutta la disciplina della pubblicabilità degli atti del processo, no? Però sappiamo perfettamente che gli atti segreti sono impubblicabili. E gli atti delle indagini sono segreti finché durano le indagini, poi con molte eccezioni, ma quando gli atti delle indagini non sono più segreti, di quegli atti si può parlare del contenuto, ma non si può pubblicare il virgolettato. Perché? Ma sostanzialmente perché il legislatore vuole evitare che il giudice, che non ha quegli atti nel proprio fascicolo, cioè il fascicolo per il dibattimento, possa leggere a mezzo stampa quello che deve restare riservato all'interno del fascicolo delle indagini. Questo è un po' il tema. La sanzione rispetto a questa, alla violazione di questa regola, cioè pubblico nel virgolettato ciò di cui posso parlare solo del contenuto, è ridicola, perché l'articolo 684 del codice penale, che è oblabile con 125 euro, meno di una multa per eccesso di velocità. Interessi endoprocessuali, ma anche interessi extraprocessuali, mi limito a citare, ovviamente i limiti beni sono quelli della reputazione e della riservatezza, la diffamazione, l'illecito trattamento di dati personali. Sapete perfettamente, si può parlare di quello che accade dentro i processi, perché dire che una persona è imputata o è anche stata condannata in primo grado è ovviamente offensivo, perché tocca la sua reputazione. Non si viene puniti se il fatto è vero, è di interesse pubblico, esposto senza insulti gratuiti. E per quanto riguarda la riservatezza, tutti i dati personali possono essere trattati anche senza il consenso, purché siano essenziali per comprendere un fatto di interesse pubblico. Quindi vedete che è sempre questa robina dell'interesse pubblico che salta fuori e consente di incidere sui beni personali, come sono la reputazione e il trattamento dei dati personali, per un interesse collettivo come è l'interesse pubblico a che informazione su questi temi possa essere il più ampia possibile. Allora, se il sistema si regge su queste regole, io le ho volontariamente semplificate, però l'architettura è questa qua. Allora uno dovrebbe pensare, ah guarda che bel equilibrio cartesiano, dovrebbe essere tutto perfetto. E in verità, se noi consideriamo la cronaca giudiziaria in questo paese, vediamo che il rapporto fra informazione e giustizia non è soddisfacente. E non è soddisfacente per una serie di ragioni. Molti ritengono l'informazione giudiziaria, butto lì un po' di definizioni, sensazionalistica, atecnica, piuttosto approssimativa, parcellizzata, talvolta faziosa, talora illecita. E hanno ragione. E di chi è la colpa? Beh, la colpa probabilmente innanzitutto è dell'altro corno del dilemma, se di dilemma si può parlare, cioè del processo. Il processo è di una lentezza esasperante, è di una lentezza geologica di fronte a un'informazione che è sempre più veloce, per molte ragioni. Le fasi iniziali del processo sono quelle più sottoposte al faro dell'informazione, anche se è il momento in cui se ne sa di meno. Esiste una pressione sui detentori delle notizie per averle prima, soprattutto se sono notizie ancora segrete. Esiste un reticolo carsico tra uffici giudiziari, magistratura, polizia, avvocati. Fa un po' ridere l'espressione fuga di notizie. Sciascia diceva una cosa molto vera, con quella capacità chirurgica di descrivere le cose, dice: parliamo di fuga di notizie, ma in realtà a queste notizie viene aperta la porta dall'interno e sono consegnate in mani fidate. Quindi non c'è nessuna fuga. L'indiscrezione giudiziaria non è mai disinteressata. Come minimo porta autolegittimazione rispetto all'indagine che si compie. È una condotta che dovrebbe essere stigmatizzata dai media, ovviamente, ma tuttavia però non lo fanno, perché c'è convenienza a che tutto resti com'è. I controllori si mettono d'accordo con i controllati.
Ricordate quello che dicevamo a proposito di chi controlla il potere. E poi vi dobbiamo dire un'altra cosa. È sempre bello quando ci sono dei giornalisti in platea, qui non so, non ne ho visti. O meglio, cioè non ne ho visti, non lo so, mi hanno detto che non ce ne sono. Però è bello quando ci sono, perché bisogna dire una cosa, che esiste una drammatica scarsa professionalità da parte dei giornalisti che non sanno di cosa parlano. Ovviamente non tutti, ovviamente non sempre. Come fai ad avere uno spirito critico sui dati che ti vengono forniti in modo così poco disinteressato se non sai di quello di cui stai parlando? Come fai a fare il traduttore culturale se non conosci entrambe le lingue? L'inadeguatezza professionale determina una subalternità del controllore rispetto al controllato, che genera, diceva bene Ciro Grandi prima, moltissime notizie e pochissima conoscenza. L'antidoto al segreto, che è nemico della democrazia, non è la notizia, ma la conoscenza. E poi la redditività notevolissima delle notizie relative alla vita privata. Dal processo escono come un pozzo, come da un pozzo, notizie che scavano nella vita dei protagonisti del processo. E questo succede sia che le notizie siano in qualche modo collegate, rilevanti per il tema di cui si parla nel processo, sia che non riguardino il tema di cui si parla nel processo. E quindi il gioco, se di gioco si può parlare, è quello di sarebbe quello di far emergere e rendere pubblici e quindi pubblicabili, per tutte quelle ragioni che abbiamo detto prima, soltanto atti che pertengono all'imputazione di cui stiamo parlando. Allora, dopo tutta questa, come dire, scenario non particolarmente invitante e ottimistico, esistono dei rimedi a tutto questo? Ma innanzitutto esistono dei rimedi falsi, però facili da utilizzare come bandiera e presentare come risolutivi, e quindi sono quelli, guarda caso, che sono o prodotti o proposti o introdotti davvero. Il primo: dilatare i tempi del segreto. Abbiamo visto come funziona, no? Cioè, durante le indagini è tutto segreto e degli atti di indagine non si può parlare, punto. Né del contenuto, né del virgolettato. Allora uno dice, la cronaca giudiziaria ha fatto cattiva prova di sé. Qual è la soluzione? Vietiamola. E una delle proposte è, quel segreto là, quello delle indagini, rendiamolo radicale. Cioè, delle indagini non si può parlare mai, né durante le indagini, né durante l'udienza preliminare, se ne parlerà semmai a dibattimento. Dibattimento è pubblico, e allora si può parlare di quello che succede e di quello che è successo. A questo rimedio però ci sono alcune obiezioni anche qui evidenti, cioè che un divieto di questo genere sarebbe semplicemente incostituzionale. E poi che sarebbe dimentico della storia. Il fascismo proibiva di parlare delle indagini, era un divieto di cartapesta. E poi bisogna ricordare un'altra cosa, che il proibizionismo genera un solo fenomeno, il mercato nero. E infine probabilmente sarebbe inaccettabile, a fronte di fatti di grande rilievo, un tunnel di silenzio che duri anni, perché di questo stiamo parlando. Dal fatto al dibattimento passano anni. E durante questi anni l'informazione non si dovrebbe occupare di come la giustizia viene esercitata in questo paese. Secondo rimedio falso: gli uffici stampa presso la procura. Una vecchia idea che in parte è stata anche realizzata, perché oggi in teoria a parlare con la stampa potrebbe essere solo il procuratore oppure un soggetto da lui delegato. E questo che cosa
dovrebbe determinare un approvvigionamento uguale. La fonte è una sola, e i dati sono quelli ufficiali. Si estinguerebbe così, dicono coloro che propugnano questa soluzione, quel reticolo sotterraneo di cui abbiamo parlato prima. In verità, quello che rischia di succedere, e in parte è già successo, è la burocratizzazione della notizia. È l'appiattimento dell'informazione. Lasciamo che il controllato scelga gli elementi su cui il controllore deve esercitare il suo controllo. In quale altro ambito tutto questo accade? Fermo restando il fatto che in verità quelle regole che sono state introdotte anche di recente con il decreto legislativo sulla di attuazione della direttiva sulla presunzione di innocenza restano serenamente lettera morta se non nelle forme più scenografiche, per cui faccio la conferenza stampa soltanto se la motivo con quattro righe oppure faccio dei comunicati stampa. Tutto il resto dell'informazione si abbevera alle fonti cui si abbeverava prima senza nessunissimo problema. E ci sono invece alcuni rimedi che a me sembrano più veri, ma più complicati e di più lungo periodo e quindi sostanzialmente mai affrontati dal nostro legislatore, che ha questa splendida caratteristica da qualche anno a questa parte di avere la sensibilità e la vivacità di un bradipo in coma. Questi rimedi sono anzitutto quelli di porre delle precondizioni e di preparare il terreno per un'informazione giudiziaria che sia matura, consapevole, tecnicamente provveduta e attendibile. Il che significa badare, sembrerà strano, ma prima di tutto al denaro. Al denaro di chi? Al denaro degli editori. Perché non esiste una stampa autorevole se non è una stampa forte, e non esiste una stampa forte se non è una stampa economicamente solida. Cosa che nel nostro ordinamento e nel nostro paese sostanzialmente non accade. E poi delle scuole di giornalismo, dove si insegni il mestiere, dove si insegnino le regole. Perché il mondo è diventato sempre più complicato. E anche dal punto di vista del diritto, esistono scuole di giornalismo economico, non esistono scuole di giornalismo giuridico. E poi creare, ancora una volta, le precondizioni perché esista il massimo pluralismo all'interno degli organi di informazione. Dove il legislatore, il mondo della stampa o comunque dell'informazione è un mondo da cui il legislatore deve stare tendenzialmente fuori. La libertà di espressione è una libertà negativa. Meno regole ci sono, meglio è. Quello che deve fare però il legislatore è preparare il terreno di cultura, perché le cose poi crescano da sole. Qualche intervento sul codice di procedura penale sarebbe possibile, punto di domanda? Sì. E andrebbe in questa direzione? Sì. Esempio. Ma perché non si modifica la disciplina in materia di intercettazioni telefoniche facendo una cosa che fin da quando era Mastella ministro della giustizia si dice? Molti. Prima di arrivare a qual è questa modifica, il punto. Perché si parla così tanto di intercettazioni telefoniche e si continua a aver riguardo a questo mezzo di ricerca della prova tutte le volte in cui si dice c'è un problema tra giustizia e informazione? Perché le intercettazioni telefoniche rispetto a tutti gli altri mezzi di ricerca della prova hanno una caratteristica. Che la valutazione di pertinenza e di rilevanza rispetto all'elemento di prova che viene raccolto viene fatta dopo,
io raccolgo prima con una, mi immagino un po' frusta, con una pesca strascico tutto quello che incontro, dopodiché in questo materiale vado a prendere quello che mi serve, che ha un senso raccogliere per l'imputazione di cui stiamo parlando. Quando faccio una SIT, quando vado a interrogare un tizio, le domande le faccio sulla base di pertinenza e rilevanza rispetto alla ipotesi d'accusa su cui il pubblico ministero sta lavorando. Quindi vedete che è invertito. Allora, questo meccanismo faceva sì, senza entrare nel dettaglio della disciplina di intercettazioni telefoniche, ma che cosa accadeva e cosa accade? Che prima che questa cernita venga fatta, il materiale diventa pubblicabile, perché non è più segreto. Allora, c'era una regoletta che si poteva utilizzare, invece di rendere impossibile il lavoro degli avvocati, forse anche dei magistrati, mi dicono amici magistrati, creando una burocrazia infinita nella gestione delle intercettazioni telefoniche. Ma c'era una regola, che era una bellissima fictio, e che si diceva, il segreto, per quanto riguarda tutti gli atti di indagine, finisce quando le parti possono averne conoscenza, tranne che per le intercettazioni telefoniche. Per le intercettazioni telefoniche il segreto cade quando abbiamo scremato il grano dall'olio. Così, se te pubblichi qualche cosa di segreto, rispondi di un reato molto grave. Non del 684 che non fa paura a nessuno. Allora, cominciamo a fare così e vediamo cosa succede. Si è fatta questa cosa? Mai. Mai. Ci sono state infinite modifiche, è da quando io studio la procedura penale che si parla di riforma delle intercettazioni telefoniche, il biancore della mia barba dice che non è da poco tempo. Ancora, quando gli atti non sono più segreti, anzi, rendiamo pubblicabili tutti gli atti non segreti e finiamola con questa foglia di fico del contenuto del virgolettato che crea soltanto confusione e dà messaggi anche sbagliati, perché se il gioco era evitare di vedere, far vedere al giudice a mezzo stampa quello che non poteva vedere nel suo fascicolo, punto numero uno, questo forse varrà per i giudici popolari, ma io mi rifiuto di credere che un giudice tecnico non si renda conto della differenza tra l'uno e l'altro e che voglia andare a spulciare sui giornali quello che nel suo fascicolo non gli fanno vedere. A parte il fatto che il giudice del dibattimento interviene anni dopo e quindi dovrebbe andare a prendersi nelle emeroteche i giornali ingialliti di anni prima. Ma in più, no, ma in più niente. Altro dato. Una volta che gli atti non sono più segreti, e su questo è bello perché nessun avvocato la pensa come me, quasi nessuno. Una volta che gli atti non sono più segreti, vengono messi a disposizione della stampa. Come dice una raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2003, come diceva Giovanni Conso nel 1968, secondo il quale gli atti dovrebbero essere messi a disposizione dei giornalisti con comodità e completezza. Questo spazzerebbe via, questo sì davvero, il mercato nero della notizia. Per i giornalisti adesso cosa fanno? Fanno gli accattoni. Vanno dal pubblico ministero e dice, scusa, mi dai qualcosa su questa indagine? E lui gli dà qualcosa. E cosa gli dà? Gli dà quello che in qualche modo rispecchia il suo punto di vista. Però il giornalista deve essere così intelligente, così bravo, a dire, beh, qui però secondo me manca qualcosa. Andiamo dall'avvocato. Allora va dall'avvocato. E l'avvocato gli dà il pezzo che interessa a lui. Però non è detto che sia il pezzo che interessa tutti gli imputati o gli indagati. Magari, anzi, probabilmente il suo punto di vista, allora deve andare da un altro. E quindi prende queste tessere di un puzzle e cerca di capire se dietro si forma una figura credibile
razionale, verosimile. Nulla gli non ha nessuna possibilità di verificare che alla fine il disegno composto sia un disegno completo. Invece mettere a disposizione gli atti, che comunque arrivano lo stesso, consentirebbe A, di non perdere tempo in questa questua o scena, B, di far emergere quelli che capiscono davvero, perché impiegherebbero il loro tempo e le loro capacità per spiegare e non per dare notizie e basta. E poi una volta ristretto il segreto, come abbiamo detto, segreto durante le indagini, quando le indagini finiscono, atti pubblicabili. Allora però riformiamo anche le sanzioni. Perché una volta che decidiamo che cosa può essere pubblicato e che cosa no, e decidiamo che quello che può essere pubblicato lo può essere soltanto se rispecchia l'interesse pubblico della collettività a controllare quel potere spaventoso di cui parlavamo prima, e allora poi modifichiamo le sanzioni. Perché quel 684 lì è una vergogna. E dirò di più, inseriamo un parametro. Perché sia per quanto riguarda la diffamazione, sia per quanto riguarda l'illecito trattamento di dati personali, sia per quanto riguarda molti altri reati, per cui il diritto di cronaca a volte viene applicato, a volte no, più spesso no, si introduca un tema che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo spesso sottolinea, e cioè a dire: quello che mi stai raccontando è di interesse pubblico, sì o no? Perché se è di interesse pubblico, allora torniamo a quello che dicevamo all'inizio. Questo è il principio. Il principio è che esistono dei contropoteri in democrazia, la stampa è uno di questi. E i contropoteri fanno la loro funzione se controllano il potere. E se controllano il potere, parlano di cose di interesse pubblico. E se parlano di cose di interesse pubblico, probabilmente non devono essere punite, mai. Se invece sì, allora vale quello che ha detto la Corte Costituzionale quando ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge stampa, che prevedeva, sia pure in astratto, sanzioni detentive automatiche per i giornalisti colpevoli di diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato. E cioè dice: io dichiaro incostituzionale l'articolo 13, ma non dichiaro incostituzionale il 595,3, che prevede la sanzione detentiva alternativa a quella pecuniaria. Perché? Perché esistono delle condotte di violazione di beni importantissimi, come sono la reputazione, la riservatezza, che non hanno come contraltare nessun interesse pubblico. E allora lì il giornalista non sta facendo il giornalista. Il giornalista non deve poter essere scusato perché rovina la vita alle persone. E allora lì ci può essere la sanzione penale, anche detentiva. Allora, l'ultima tentazione, e concludo perché il professor Negri mi ha detto 35 minuti e io, come un orologio svizzero, al 35esimo minuto cado per faccio cucù e poi cado per terra. Allora la domanda che ci facciamo è: non sarebbe più giusto ritenere che la funzione di controllo della pubblicità sia un'eredità ingombrante di cui bisogna avere il coraggio di disfarsi? Ecco, la mia opinione è che a questa domanda che periodicamente si affaccia bisogna opporre un vigoroso no. E bisogna opporre un vigoroso no perché in questa materia non si può fare un discorso di vantaggi e svantaggi. Perché in un ordinamento democratico, prima ancora che utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta. Perché sottratta al controllo pubblico, la repressione penale sviluppa fatalmente un aspetto deteriore a servizio del potere che lo esercita o di altri poteri gemelli e lo fa diventare torbido strumento di affermazione di parte. Il merito della pubblicità è non soltanto sui valori che propizia,
ma soprattutto sulla gravissima involuzione civile che provocherebbe la sua assenza. E allora l'unico serio antidoto a un'informazione inadeguata e manipolatrice, oltre a quelli che ho cercato di snocciolare prima, è un'informazione libera e plurale. Allora, citando Glauco Giostra, cui questo intervento e le poche cose che so di procedura penale in questa materia sono a lui molto debitrici, i mali della libertà di stampa si curano solo per via omeopatica, con incrementi ulteriori della stessa libertà. Grazie. Grazie davvero all'avvocato Melzideril per questa sua bellissima lezione che tocca alcuni temi. I colleghi sanno che prima o poi ci riusciremo a fare un corso opzionale dedicato alle sciocchezze dell'informazione giudiziaria. Troveremo un titolo più edificante, ma un tema che merita davvero. Ha parlato di altre cose rispetto a quelle che avevo evocato, ma ben più interessanti. Lo ringrazio davvero. A me non ha mai convinto, infatti, la posizione secondo cui la libertà di stampa dovrebbe essere tutelata escludendo praticamente in radice la possibilità della sanzione detentiva nei confronti del giornalista che viola, e anche l'assetto attuale secondo me con la sanzione alternativa a mio avviso è inadeguato, perché voglio vedere quante volte viene irrogata la sanzione detentiva. Mi viene in mente un po' come quell'argomento che prova troppo, secondo cui le misure di prevenzione patrimoniale, siccome riguardano il patrimonio e non la libertà personale, allora potrebbero avere un assetto meno garantista. Ma non è vero. Qui stiamo parlando di comportamenti che ledono la dignità della persona in modo irreparabile, perché lo sappiamo tutti. Quindi tutto ciò che lei ha detto, che tu hai detto, davvero lo condivido e lo sottoscrivo in pieno. Dunque abbiamo ancora, data la puntualità dei relatori, abbiamo già c'è una mano alzata. Ancora prima che il dibattito sia aperto, c'è. No, non abbiamo detto sovversivo, io ho detto polemico e originale. Allora, Fabio Nicolicchia. No, rispetto alla sua provocazione quasi, no? Nel momento in cui diceva bisognerebbe vietare allora al pubblico ministero di interrogare subito l'indagato, ma è una norma che in realtà esiste già, sebbene in un caso limitato, il 294,6, che ci dice che l'interrogatorio del pubblico ministero non può procedere quello del giudice nel caso di imputato sottoposto a custodia cautelare. È una norma che è stata criticata, appunto esprimendo, come dire, una sorta di stigma nei confronti della figura del pubblico ministero, una sfiducia, ma in verità non è nient'altro che, secondo me, secondo la mia lettura, una concretizzazione dei valori sottesi alla presunzione di innocenza, almeno nel caso in cui l'indagato è nella situazione di maggiore debolezza, più inerme di tutti, e si pretende quantomeno che la prima figura istituzionale che prenda contatto col ristretto sia appunto il giudice e non il pubblico ministero. Ma c'è di più. Allora, secondo questa logica che sosteneva Francesco e che mi trova d'accordo, bisognerebbe anche vietare, per esempio, che il pubblico ministero possa condurre l'esame durante il dibattimento, l'esame diretto durante il dibattimento. Perché? Perché tutte le volte che un pubblico ministero chiede l'esame dell'imputato e l'imputato inopinatamente decide di sottoporsi, io nella mia limitata esperienza professionale ho visto che nel 99,9% delle volte la prima domanda che fa il pubblico ministero è: allora perché lei era lì in quel luogo dell'imputazione a fare quella cosa là? E allora poi abbiamo voglia a dire, come dire, a negare quella domanda, a sottrarvisi, eccetera. Ma ormai, come dire, quella stilla è stata introdotta all'interno dell'accertamento. Nel controesame il difensore interverrà in un momento in cui ormai il danno è stato fatto. Quindi no, questo lo dicevo per a suffragio di questa logica che mi trova pienamente d'accordo. Poi Francesco, come dire, magistralmente ha saputo illuminare varie dimensioni del principio della presunzione di innocenza. Personalmente, quando io mi trovo a maneggiarlo, ricorro, come dire, ad una lettura molto più terra-terra, ma che mi aiuta, come dire, ad orientarmi, no? E quando io penso alla presunzione di innocenza, penso
soprattutto la sua valenza di argine punitivo, cioè come principio che impedisce di punire, di applicare sanzioni a chi non è stato destinatario di un accertamento definitivo di colpevolezza. E che, se vogliamo, questa lettura del principio ha anche una funzione per certi versi propulsiva, no? Perché racchiude nella ragion d'essere del processo. Se non ci fosse quel principio, i processi non si farebbero, tanto tu mi puoi punire comunque. Invece, perlomeno, quella norma richiede, come dire, appunto, la cristallizzazione di un verdetto definitivo di colpevolezza per arrivare ad applicare una sanzione. Mi sembra, e su questo chiedo un'opinione a Francesco, che però anche questa dimensione, se vogliamo, molto più elementare di quelle che lui ha tratteggiato, sta tramontando. Lo sappiamo, ce ne accorgiamo, un tema classico è quello delle misure di prevenzione, poi ci sono le confische. Adesso, novità del 2021, ci sono anche le pretese civilistiche, perché nella sentenza 185 del 2021 la Corte Costituzionale ci dice che quando il giudice penale condanna per al risarcimento del danno da reato, pronunciando contestualmente l'estinzione del reato per prescrizione, quindi per quanto riguarda la vicenda penalistica emettendo una sentenza di proscioglimento, in verità non sta applicando una sanzione penale. Ecco, questo mi sembra nient'altro che gli stessi giochi di parole, cui purtroppo fa male, no, imbattersi quando parliamo di capisaldi, di valori così fondamentali, che pure, come spiegava bene Francesco, sono molto frequenti quando ci si approccia a questo principio, che mi pare, insomma, un'occasione di riflessione, ahimè amara, ma che dobbiamo comunque condurre. Grazie. Grazie Fabio. No, no, prima di passare la parola a Francesco, ho ammesso la mia incompetenza in procedura penale, ma ricordavo almeno il divieto del pubblico ministero, e che lui, mi pare provocatoriamente, teorizzava addirittura un divieto nell'altro senso, cioè che l'imputato non potesse proprio farsi ascoltare al pubblico ministero per non autodanneggiarti. No, beh, tu provocatore, però insomma capisco bene. Prego Francesco. No, no, faccio veloce così c'è spazio per altre domande. Allora, sì, no, a me impremeva di quel discorso la dimensione cognitiva, nel senso che è il fatto che il pubblico ministero era previsto, ma l'ho saltato per questione di tempo, cioè il fatto che il pubblico ministero ascolti molto presto l'indagato significa che c'è un criterio di scelta della persona da indagare nebuloso. Ed è necessariamente nebuloso perché sono pochissime le prove materiali che lui ha. È come, caso è comprensibile a tutti, muore uno in ospedale e intanto sono indagati tutti, dall'usciere all'anestesista, al ferrista, all'amministratore delegato, al ministro della sanità, tutti lì, poi dopo si screma dopo. Come si screma poi vediamo però. Quindi, allora, questo criterio... chiaramente mette il pubblico ministero nella condizione non di capire chi è la persona che ha commesso il fatto, ma di dimostrare che quella persona ha commesso il fatto, che sono due prospettive completamente diverse. Lascia perdere la norma che dice che lui deve cercare prove anche a favore, ma quelle sono cose, la norma nulla può contro la forza della mente. Lui ormai sta in una prospettiva molto diversa, cioè dimostrare che Tizio ha commesso il fatto, non capire chi ha commesso quel fatto. Quindi è per evitare il pregiudizio di conferma, cosiddetto, che l'approccio dell'indagato col pubblico ministero deve essere ritardato quanto più possibile. E l'indagato voglia farsi gestire dal pubblico ministero, oltre ad essere strategicamente discutibile in quasi la totalità delle volte, ma Rafiotti dice se tu vuoi parlare con il pubblico ministero significa che o hai dei vantaggi o vuoi scongiurare degli svantaggi, che l'ordinamento o chi gestisce l'ordinamento elargisce o toglie. Non ci sono altre ragioni. Cioè non sono ragioni d'accertamento, perché tutto è rimandabile se davvero è l'accertamento il problema. Allora, questo è un gap temporale, va messo rispetto all'iniziativa del pubblico ministero, che io toglierei proprio. Cioè non capisco perché neanche lo debba accompagnare coattivamente, che debba star lì a dire che vuole interrogarlo, ma si facesse gli affari suoi. Se l'indagato gli vuole parlare, gli va a parlare, altrimenti la cosa si finisce lì. Però è
diciamo, importante che venga rimandato e non sia la sua iniziativa, diciamo, a innescare questo colloquio. La domanda di Fabio mi porta ad una convinzione che maturo velocissimo da qualche tempo, cioè la verità questa disperata, anche un po' ricerca di fondare l'innocenza nell'inevitabilità del suo ruolo, ecco, la direi così, uno può dire la presunzione, se uno vuole la mette, se uno non vuole non la mette, cioè c'è una decisione normativa, una presa di conoscenza di valori, è tutta una spinta, ma proprio l'inevitabilità della posizione dell'innocenza, questo sforzo ricorre dalla constatazione che da tutto quello che tu hai nominato, prevenzione eccetera eccetera, ti aggiungo anche la giustizia riparativa, secondo me viene fuori una situazione per cui l'imputato è come il gatto di Schrödinger, cioè è in sovrapposizione quantistica, è innocente e non innocente allo stesso tempo, cioè ad alcuni fini l'innocenza gli deve essere riconosciuta come bon ton costituzionale, dico così provocatoriamente ovviamente perché non c'è della sostanza dietro queste attribuzioni, e da qui nasce per esempio anche il contraddittorio malfatto che è condizione di legittimità della decisione ma non è più metodo cognitivo, adesso esempio banalissimo nel 303, così giusto per lanciare stimoli, ma questo è un discorso che si ripropone, cioè la presunzione di innocenza formalmente rispettata diventa condizione di legittimità della decisione successiva, però in fondo ci sono tante piccole dinamiche in cui tu innocente non sei, non sei direttamente marchiato quale colpevole, ma la tua colpevolezza, cioè la tua non innocenza si presuppone perché è causa del comportamento agito dopo, di prevenzione, giustizia riparativa molto spesso, riconosciamoci a vicenda le nostre mancanze, la mia mancanza è l'imputazione penale però perché la dovrei riconoscere, e quindi è chiaro che io ho un problema proprio di, cioè la stiamo intendendo questa innocenza o la stiamo soltanto riconoscendo appunto? E questo è proprio una sorta di sovrapposizione quantistica proprio, cioè da reato. E allora cosa, perché improvvisamente? Cioè basta togliere quella... 78 bis. Certo, quindi questo sforzo è uno sforzo dovuto proprio al fatto che la presunzione di innocenza oggi non c'è, oggi c'è uno stato di sovrapposizione tra stato di innocente e di non innocente nella stessa persona nello stesso momento. E che poi uno mi dice a me che perché adesso viene a dirci che l'accertamento della verità è antinomia. Ho capito, però più antinomia di quella che ci propongono lì fuori, cioè che una persona innocente debba subire una pena, ma innocente è quella che non è pena. Però, insomma, ragazzi, non ci si capisce niente. Perché non ci si capisce niente? Perché c'è un ordinamento che è talmente assottigliato la nozione, la presunzione, non un costume... proprio un ordinamento che effettivamente la presunzione di innocenza è diventata molto più vicina a quella situazione di agnosticismo che coincide con poi una presunzione di colpevolezza. Dottor Tronchin. Allora, penso, poi magari mi potrai smentire, Francesco, che il tuo intervento si ponga in continuità con quanto dicevamo oggi coi ragazzi nel laboratorio pubblico ministero e parte, dove parlavamo proprio del 358. E dicevamo il dovere barra obbligo del pubblico ministero di ricercare elementi a favore dell'indagato non è una disposizione che si deve leggere nel senso atavico del pubblico ministero come parte imparziale, ma nell'ottica, diciamo, cognitiva che proponevi, come un metodo di falsificazione che il pubblico ministero deve adottare già in sede di indagini, di modo che possa effettivamente orientarsi a esercitare l'azione penale in maniera avveduta. Ancora di più, discutevamo oggi, soprattutto ora che il criterio per l'esercizio dell'azione penale si è ancora più ristretto. Dal punto di vista invece più forse filosofico, contenutistico del tuo intervento, ti chiedo anzi, la circostanza che la presunzione di innocenza sia figlia dell'accusa, tu hai detto, non rischia di scivolare nel momento in cui quell'accusa non è ancora stabilizzata in un'imputazione?
ovvero sia mi chiedo, quando abbiamo una incolpazione provvisoria, la presunzione di innocenza, quindi nella fase delle indagini e collegandomi anche al titolo dove la pratica della giustizia penale si può più o meno, diciamo, discostare dal dover essere, diciamo così, non rischia di essere un po' una figlia illegittima di un'imputazione che non si è ancora delineata? E poi avrei anche, se mi permetto, una domanda per il professor Gargani, relativamente appunto all'inquadramento della recidiva, da un punto di vista processuale anche. Ovvero sia, quei meccanismi che, penso ad esempio al 444,1, quindi l'impossibilità per l'imputato di accedere al patteggiamento se recidivo ex 94 quarto comma, o sentivo anche il professor Gandhi che nominava il 168 bis per quanto riguarda appunto la sospensione del procedimento con messa alla prova, come si inquadrano nella teoria della recidiva, nel senso in termini di teoria general preventiva, special preventiva, dal momento che poi effettivamente in maniera indiretta tramite il meccanismo del processo vanno poi a incidere naturalmente sui diritti fondamentali. Grazie. Allora, darei la parola prima al professor Gargani perché ha pochi minuti e aggiungo un'ulteriore sollecitazione. Sul 69,4 condivide diciamo la politica dei piccoli passi della Corte Costituzionale, auspicherebbe diciamo una maggiore intraprendenza nella dichiarazione tout court di incostituzionalità? Rispondere a entrambe le domande. Cominciamo dalla prima in ordine cronologico. Direi che queste limitazioni sono espressione di una presunzione di non meritevolezza, sostanzialmente. Si legano a una sorta di non legittimazione del recidivo a beneficiare di queste misure, di queste soluzioni alternative. Ritengo che anche qui ci siano margini per restituire al giudice la discrezionalità valutativa, però come ho cercato di dimostrare, queste chiamiamole presunzioni di non meritevolezza affondano le radici in un substrato securitario che corrisponde a un comune modo di sentire, sostanzialmente. Quindi credo che sia anche un fattore culturale da superare, ecco, una dimensione del consenso, soprattutto collettivo, e bisogna avere il coraggio di andare controcorrente rispetto a questo tipo di suggestioni securitarie. Per quanto riguarda invece la domanda di Ciro Grandi, io rispondo affermativamente, cioè anche qui si tratterebbe di affidare al giudice il potere di valutare il bilanciamento delle circostanze secondo il peso che queste assumono nel caso concreto, ma vi è una sorta di sfiducia preconcetta nei confronti dell'equilibrio, della capacità del giudice di saper valutare evidentemente i due fattori contrapposti, la circostanza attenuante e la recidiva. Quindi io ritengo che questa politica dei piccoli passi probabilmente sia frutto di un compromesso, che è un po' il segno, se vogliamo, dei tempi, cioè la mancanza di coraggio, di risoluzione. Vorrei a mia volta, se posso aver soddisfatto le due domande, rivolgere io brevissimi quesiti ai due relatori. Allora, intanto la presunzione ragionevole di condanna, di cui 425, come si lega al discorso che abbiamo fatto, seppur brevemente, e invece all'avvocato Metz de Ville chiederei la valutazione dell'interesse pubblico, a chi spetterebbe in concreto, e se questa nozione non si presti però pericolose manipolazioni, flessibilizzazioni. Ecco, non vorrei che ci fosse un'eccessiva fiducia nella possibilità di questo concetto di governare i rischi che lei così sapientemente ha disegnato. Grazie. Ma in due parole, diciamo che innanzitutto a chi spetta inevitabilmente al giudice, nel senso che io pensavo, per esempio, tutte le volte in cui si parla non di diffamazione, non di i reati classici dei giornalisti, ma si parla, per esempio, in alcuni casi si è parlato di ricettazione, in altri casi si parla di accesso abusivo a sistemi informatici, basta leggere i giornali per vedere.
Il tema qui, secondo me, è quello di cercare di declinare tutta una giurisprudenza nata soprattutto nella Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e qui sappiamo perfettamente quanto sia complicato, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è una corte del caso specifico, e da noi invece abbiamo l'ambizione, anche con la giurisprudenza, di creare delle regole che siano valide per tutti. Per quanto riguarda, e sono telegrafico la risposta per lasciare poi spazio anche a Francesco, il tema dell'interesse pubblico più in generale è effettivamente un tema assai rilevante. La nostra Corte di Cassazione in effetti si esprime soprattutto in negativo, cioè dice: attenzione, perché l'interesse pubblico non è tutto quello che interessa al pubblico. E allora che cos'è? Che cos'è? Non lo dice. Allora, con grandissimi sforzi interpretativi e tentando di mettere un mattoncino in più nella dogmatica, uno potrebbe dire: beh, evitando interpretazioni moralistiche, perché no, la politica, la scienza, la cultura, certo, tutto questo benissimo, però forse è di interesse pubblico tutto quello che va a formare la pubblica opinione all'interno della comunità di riferimento. Quindi forse anche lo stato del bicipite di Lautaro, perché anche quello forma la pubblica. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, campione d'Italia. Però... Pensavo Lutero io, ma comunque... No, allora sto telegrafico, quindi ho detto che no, deve partire. Ah, no. No, rispondo subito al rilievo che rende palese la ragionevole previsione di condanna come criterio che necessita di essere discusso. E necessita di essere discusso per varie ragioni. Ovviamente il fatto che la presunzione di innocenza e l'innocenza sia protagonista tutto durante il percorso non impedisce gli accertamenti parziali o a fini determinati. Quello cautelare anche è un altro grande esempio. Questo è un rilievo che io accolgo con molto favore, perché io effettivamente ritengo quella regola una regola molto anticognitiva. Legittima da questa situazione. Sì, no, sì, stringendola nel, allora, volendola riferire esattamente alla presunzione di innocenza, io penso che la regola se la possa cavare abbastanza bene, nel senso che è momenti d'accertamento parziale o allo stato degli atti vivono lungo tutto il processo e necessitano di essere rilevanti nel loro ambito durante tutto lo svolgimento del processo, ai fini per cui appunto quelle regole vengono poste, ripeto, dal cautelare, ma tante altre situazioni. È chiaro che peraltro si rischia anche di poter argomentare dicendo che è un po' sulla scia forse della 1 della 1980, se non l'ho intesa male io, comunque questa regola che evoca la condanna prevista sarebbe poi in fondo una regola che ha l'obiettivo di diminuire i passaggi al dibattimento e dunque le condanne, e quindi questa è una cosa che nel cautelare, diciamo, mi ha sempre molto convinto, e quindi così se la potrebbe cavare anche in questo caso, anche se io la regola la contesto per altre ragioni. Si potrebbe dire che effettivamente è necessaria un'incursione, il fatto di cui pur ci stiamo occupando, a patto che la funzione di questa incursione abbia e sia esclusivamente diretta a diminuire la compressione nel 273, in questo caso a diminuire le possibilità della condanna. La riterrei effettivamente io anticognitiva, perché mette il pubblico ministero in una situazione di molto particolare, domandandogli un preaccertamento, un mini accertamento,
questa regola, se accoppiata con il principio di competenza delle indagini, diventa secondo me un'esplosione si ripercuote molto male sul dibattimento, per cui effettivamente mette il pubblico ministero in una situazione di dover rendere un mini accertamento, un quasi accertamento, un pre-accertamento, che inevitabilmente sminuisce le potenzialità cognitive e le potenzialità d'accertamento del contraddittorio, se inteso come momento in cui emerge quell'antinomia e quindi emerge effettivamente l'accertamento migliore possibile, perché si stanno frontalmente scontrando queste due ipotesi vere, detto molto sinteticamente, smentendo forse anche quella che nell'ambito dei sistemi diciamo tendenzialmente accusatori è un ruolo, un momento del pubblico ministero preparatorio e non istruttorio. Ecco, questo lo ritengo molto più problematica come dal punto di vista sì, della presunzione. È chiaro che, guardato alla finalità della regola, è facile salvarla. Arrivederci, grazie mille. Grazie. Nicolò, velocissimo. Allora, il 358... sì, il 358, cioè, l'ottica più sana di lettura di quella norma è quello del falsificazionismo, cioè il pubblico ministero si autofalsifica in via cautelare, diciamo così, in modo da poter costruire una richiesta con linguaggio a me molto gradito, ma ormai sorpassato, sostenibile, cioè l'accusa non in senso nuovo, moderno, ma in senso del codice, sostenibile, e quindi gli deve saggiare la sostenibilità di questa accusa. Questi molto sinceramente sono affari suoi per quanto mi riguarda, e non è detto che debbano necessariamente riguardare la disciplina, nel senso di una norma che gli dica che cosa fare, anche perché quella norma non gli dice che cosa fare, la butta lì. Quindi non capisci, quelli sono affari suoi, se fa bene fa bene, fa bene, se fa male finirà male, come dovrebbe essere. La prospettiva è un'altra, in realtà, cioè molto oltre l'idea falsificazionista, che se vuole il PM si può curare da solo, posto che arriverà come metodo dopo, quindi se è intelligente anticipa per capire che cosa sarà di lui dopo. L'idea qui è preparare bene il dibattimento, nel senso di questo pubblico ministero deve preparare la sezione, deve preparare la conoscenza da riversare nel dibattimento, dovendo desiderare che stia accadendo e che accada la stessa cosa dall'altra parte, cioè lui erigerà un palco di conoscenze che faranno ombra, e se non ha un palco equivalente di conoscenze opposte che illuminano quella ombra, quella parte rimarrà nell'ombra. Le sentenze, scusa, dico i nomi, sennò ci sembra, le sentenze Marta Russo, le sentenze Sofri, le sentenze Marino prima di Sofri, sono tutte sentenze che parlano chiaramente questa lingua, no? C'è qualcosa che c'è ma non si vede, non emerge. Quelli sono parossismi, però è chiaro che succede. Allora, per fare in modo che accada che effettivamente questa dinamica ci sia in dibattimento, e per fare in modo che l'innocenza arrivi coltivata in dibattimento, forse l'idea migliore nell'indagine è lasciarla stare quanto più è possibile. Ecco perché dico che il silenzio è il corrispondente espressivo dell'innocenza. Se l'accusa ha un valore, che è uno, l'innocenza non è un altro fatto, l'innocenza è zero, cioè è non quel fatto. Allora io sto zitto, sto immobile, e lasciatemi immobile quanto più è possibile, perché con gli atti invasivi contempleranno necessariamente la partecipazione, ci mancherebbe, ovvio, lì ci sono poi tutta una serie di altre, però in modo che io possa arrivare ben coltivato al dibattimento. Arrivare ben coltivato al dibattimento vuol dire capire che cosa lui ha fatto senza aver dovuto io necessariamente mettere giù la mia strategia. E quindi l'ottica falsificazionista va molto bene se la coltiva da solo. Non tirasse in mezzo l'indagato per coltivarsi l'ottica falsificazionista. Quella faccenda arriva dopo, non se la deve costruire in casa sua, perché non si svolgerà in casa sua.
nell'indagine, per la stessa ragione, l'innocenza nell'indagine è un'innocenza che va, si tutela quanto più è possibile nel silenzio assoluto, perché nel dibattimento l'innocenza è non quel fatto sapendo quale quel fatto sia. Nell'indagine l'innocenza è non quel fatto sapendo che c'è un addebito che forse è diverso, che forse sarà diverso, che se io gli dico che guarda che quel fatto non può essere, probabilmente si inventerà un fatto simile, non sovrapponibile a quello, e ancora sarà un fatto. E quindi a maggior ragione l'innocenza trova la sua speculare, proprio si proietta interamente nella non collaborazione totale, proprio perché lui ha il potere di cambiare. Proprio perché lui, io dico, ma guarda che quando mia moglie è morta accoltellata alle 9:30, e questo è Dwayne, è un caso della Corte Suprema Americana, quando mia moglie è morta accoltellata alle 9:30, visto che il tuo medico legale dice che è morta tra le 9 e le 10, io ero con un amico al pub, per dire, magicamente prima del dibattimento l'ora della morte diventa non dalle 9 alle 10, ma dalle 9 alle 11. E allora perché uno dovrebbe parlare? Se lui è il niente, deve portare il niente come contributo, e stia zitto, anche strategicamente. Allora, sorvolo sul colpo basso dell'avvocato Desideri, che ha ricordato il capocannoniere Lautaro Martinez, su questo. Cioè, comunque Martin Lutero sembra. Come Lautaro dico. Martinez, vabbè. Giusto per recuperare i pochi minuti di ritardo con i quali abbiamo iniziato, forse c'è spazio per un'ultima domanda, se c'è qualche ulteriore domanda, se invece non c'è, possiamo dirci soddisfatti e concludere la sessione odierna ringraziando anzitutto i relatori e voi per l'attenzione fino a questo momento. L'appuntamento è domani per l'ultima sessione dedicata alle trasformazioni della giustizia penale presso la sede ferrarese. Grazie a tutti e buona serata. Ragazze e ragazzi, vi ricordo di firmare il foglio presenze, mi raccomando.